Ora si registrerà la conferenza. Buonasera a tutti. Anche quest'oggi la seduta è in presenza, ma con anche collegamento esterno per i consiglieri che ne abbiano fatto richiesta. Quindi procederò all'appello in presenza e dando atto poi a verbale dei consiglieri che sono collegati da remoto. Di Stefano Roberto. Presente. Fiorino, Presente. presente. Aiosa, presente. Attanasio, presente. Bonomelli, presente. Carpani, presente. Chittò, presente. Cozza, presente. Di Cristo, assente. Galante, presente. Ghezzi, l'avevo visto infatti, presente, Floridi, Presente. presente in modalità telematica, quindi online, online, presente online, Leo in presenza, presente, Molteni, presente, Pagani, assente, Pasquinelli. Presente, Pastorino, presente, Perego, Presente. presente online da remoto, Pogliaghi, presente, Recupero, presente, Rosa, Vittoria, presente, Scarangella, presente, Valsecchi, presente, Vincelli, presente, Vino. Presente, assessori presenti, D'Amico assente, La Miranda presente, Lanzoni, l'ho Presente. visto seduto e colori, presente, Magro Presente. presente, Pizzocchera presente, Torresani presente, consiglieri presenti. Ventitré consiglieri presenti, di cui due da remoto e due assenti. La seduta è valida. Grazie, signor segretario. Ci alziamo tutti in piedi per ascoltare l'inno nazionale. Nominiamo i tre scrutatori, consigliere Recupero, Vincelli, consigliere Pastorino. Ci alziamo, colleghi, tutti in piedi per un minuto di silenzio in ricordo
dell'ex assessore Bonardi, scomparso in questi giorni, e del presidente Ignazio Boccia. Grazie. Buonasera, consiglieri. Iniziamo il Consiglio Comunale con la comunicazione a voi tutti, consiglieri comunali, ai sensi dell'articolo 166,2 del decreto legislativo numero 260 del 2000 e dell'articolo 3 del decreto legislativo numero 118/2011 della delibera di giunta comunale ad oggetto, delibera di giunta comunale numero 300 dell'1/12/2020. Bilancio di previsione 2020-2022, undicesimo prelevamento dal fondo di riserve di cassa per l'esercizio 2020 ed adeguamento del PEG 2020-2022. Passiamo ora alla delibera del Consiglio al punto 1, progetto polo tecnologico di Sesto San Giovanni Bio, piattaforma integrata CAP, cessione a CAP Holding S.P.A. dell'80% delle partecipazioni azionarie possedute dal Comune di Sesto San Giovanni in Core S.P.A. tramite negoziazione diretta, quantificazione definitivo prezzo di vendita, approvazione schema di contratto e autorizzazione al sindaco e alla sottoscrizione. Do la parola al sindaco Roberto Di Stefano. Prego. Sì, grazie, grazie Presidente. Posso togliere la mascherina mentre parlo? Ah, ok, grazie, grazie. Buonasera a tutti quanti. Io prima di iniziare a spiegare la delibera volevo fornire una delucidazione, una risposta anche a alcuni consiglieri comunali che proprio in questi giorni mi hanno chiesto il perché del carattere dell'urgenza di questo consiglio. Diversi sono gli elementi che ci hanno portato a convocare questo consiglio d'urgenza. In primis le tempistiche, ovvero il gruppo CAP, proprio per una questione di firma dal notaio di cessione delle quote, vincolata pure al far passare i 30 giorni per non accettare l'acquisto delle quote di vendita, hanno espressamente dato come indicazioni rimanere all'interno dei tempi all'assemblea dei soci il 10 di dicembre. Alcuni comuni sono riusciti a mantenere queste tempistiche. Se considerate però che la maggior parte degli atti relativi proprio al consorzio sono sul groppone del socio di maggioranza, ovvero il comune di Sesto San Giovanni, che
ha dovuto predisporre non soltanto la parte di delibera, ma in aggiunta agli altri comuni aveva anche la convenzione per quanto riguarda quello che è l'indennizzo ambientale che viene riconosciuto oggettivamente al comune di Sesto. Abbiamo dovuto verificare anche perché nel frattempo il comune di Cologno Monzese ha ceduto l'1% al comune di Cinisello Balsamo con tutti gli accorgimenti e le necessità di aggiornare la documentazione da inviare al notaio. Se considerate che dei primi 10 giorni di dicembre due erano di ponte il 7 e l'8 e due erano il sabato e la domenica, nei primi giorni non si riusciva proprio a convocare il consiglio con la commissione. Se l'avessimo fatto, se avessimo convocato anche la commissione, avremmo probabilmente, anzi sicuramente, sforato il 10 di dicembre come data. E considerate poi che tutti gli atti noi come comune capofila all'interno del consorzio, ovvero non proprio capofila, però comune che ha la percentuale di proprietà maggiore al 38% di core e rispetto agli altri comuni abbiamo un interesse forse maggiore, nel senso che noi ospitiamo l'impianto all'interno del nostro territorio, quindi ci siamo presi giustamente i tempi necessari per leggerci ogni singolo atto, ogni singola articolo all'interno della delibera, della convenzione, perché l'interesse del territorio viene prima di ogni altro interesse. Quindi considerate che questa partita da quando ci siamo insediati è stata presidiata direttamente da me, dal mio capo di gabinetto, dal segretario. In questa situazione di Covid che non aiuta certamente nessuno, abbiamo avuto persone anche in quarantena fiduciaria, persone che andranno in pensione, e quindi una situazione non facile anche con percentuali alla mano, quasi il 60% degli uffici che o lavorano in smart working o sono in una situazione di quarantena fiduciaria. Pertanto, ahimè, prima non era possibile organizzare un consiglio se si volevano guardare bene tutti gli atti. Se si voleva fare un consiglio senza visionare ogni singolo atto, però secondo me l'interesse del territorio l'interesse del territorio deve avvenire prima di tutto. Va bene. E la dimostrazione dell'importanza di questa delibera è proprio nei tempi, nel senso che questa non è un percorso che nasce oggi, che nasce con questa amministrazione, è un percorso che nasce già dalla precedente amministrazione, quindi questo lasso temporale vi fa capire l'importanza del percorso, un percorso condiviso, un percorso concertato con la cittadinanza, con le associazioni, un percorso pieno di ostacoli su un tema importante come quello ambientale, su un tema importante come quello che è la dismissione del forno inceneritore per il nostro territorio. E questo percorso inizia a settembre del 2016, quando qui al mio posto c'era la consigliera Monica Chittò, che insieme ai soci all'assemblea di Core deliberavano di procedere alla dismissione dell'attuale termovalorizzatore in modo graduale, in modo progressivo. E parallelamente il gruppo CAP fece una manifestazione di interesse proprio per avviare delle riqualificazioni di impianti, proprio con una logica di evitare
almeno per noi, il revamping di quello che era l'inceneritore e portare sul territorio una gestione dei rifiuti molto più articolata, molto più moderna e attenta all'ambiente. Il 16 di dicembre del 2016 ci fu un accordo di trattativa in esclusiva tra il gruppo CAP e il gruppo Core. E, dopo un anno e mezzo, siamo a luglio del 2018, CAP e Core presentano ai comuni soci di Core, a seguito dell'autorizzazione a avviare uno studio di fattibilità, un progetto. Il progetto composto proprio dall'esito di quello che era lo studio di fattibilità tecnico-economica relativo all'impianto di termovalorizzazione dei fanghi da depurazione e anche dallo studio di fattibilità tecnico-economica relativo all'impianto di smaltimento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Nell'ottobre del 2018 CAP e Core presentano istanza di indizione di una conferenza dei servizi per l'esame dello studio di fattibilità tecnico-economica e per la realizzazione dell'impianto per il trattamento dei fanghi di depurazione, la cosiddetta biopiattaforma integrata. Il mese successivo, nel luglio del 2018, il progetto partecipativo, dove vennero coinvolti i cittadini, gli stakeholder locali, promossa da tutti i comuni soci di Core, quindi da Sesto San Giovanni, da Pioltello, da Segrate, da Cormano e da Cologno Monzese, proprio per portare avanti un progetto e condividere un progetto con il territorio, insieme al gruppo CAP e al gruppo Core, però l'importanza quindi di fare un percorso di confronto con le associazioni, con i cittadini che volevano fare le proprie valutazioni proprio per dar peso e enfatizzare molto l'importanza di questo progetto. Nel febbraio del 2019 l'Assemblea dei Soci Core delibera di procedere e dar corso alla fase di progettazione definitiva del progetto di biopiattaforma CAP Core. Sempre a fine anno, nel novembre del 2019, viene consegnato il progetto definitivo, il polo tecnologico di Sesto San Giovanni e la biopiattaforma integrata. Nel gennaio del 2020 viene stipulato il contratto preliminare di compravendita degli asset da parte di CAP del gruppo del consorzio Core. Nel maggio del 2020 l'assemblea dei soci di CAP delibera l'autorizzazione all'acquisto della partecipazione azionaria in Core. Il mese successivo c'è l'invito da parte di CAP della proposta di acquisto anche delle partecipazioni dei comuni soci Core, cosa che noi abbiamo già deliberato nel luglio del 2020, ci siamo già incontrati, abbiamo fatto la discussione politica per poi autorizzare alla cessione della vendita dell'80%, così come fanno tutti i comuni soci, sulla base di una prima perizia che è stata fatta da un tecnico indicato dal Tribunale di Milano relativa alla prima trimestrale, quella che avevamo anche indicato all'interno della delibera di luglio è che ci saremmo rincontrati qui prima della fine dell'anno per deliberare il valore finale, ovvero quello della seconda semestrale, quella di settembre del 2020. E difatti già a luglio noi abbiamo autorizzato la cessione dell'80% delle nostre quote di partecipazione. E nella stessa delibera veniva indicata che la nuova perizia avrebbe stabilito il prezzo di cessione qualora fosse superiore o uguale a quello espresso dal tecnico del tribunale nell'approvazione della delibera di luglio 2020.
Il tecnico indicato, il dottor Marcello Del Prete, nominato dal presidente del Tribunale di Milano, dove nella prima perizia, quella sulla trimestrale, dava un'attribuzione del valore dell'azienda Core di 2.950.000 euro per quanto concerne poi le azioni totali di vendita. Mentre considerato come stabilito che il prezzo è stato oggetto di aggiornamento a seguito di ulteriore perizia, quindi la seconda perizia effettuata sulla base della situazione patrimoniale della società al 1 settembre 2020, la nuova perizia indica un valore superiore rispetto a quella della prima perizia, ovvero quella della trimestrale. Il valore indicato dal perito del Tribunale di Milano è di 3.530.000 euro. Considerate che noi con questa delibera andiamo a deliberare la cessione dell'80% delle quote di partecipazione di Core con alcune considerazioni, ovvero che tutti e cinque i comuni che fanno parte del consorzio, ovvero Comune di Sesto San Giovanni, Comune di Cologno Monzese, Comune di Pioltello, di Segrate e di Cormano, dovranno deliberare la cessione dell'80% delle proprie quote. E all'autorizzazione ai sindaci alla stipula davanti al notaio, alla firma davanti al notaio per quanto riguarda la cessione. Quelli che sono gli impegni da parte dei comuni sono impegni contrattuali che si impegnano a che non vi siano che non vi sia cessione dell'affidamento diretto, ovvero che venga mantenuto l'in-house con l'attività che viene svolta dalla nuova struttura, fino a conclusione dei lavori, perché i lavori di riqualificazione dell'impianto partiranno nel marzo del 2021. Ci sarà la fatidica data di spegnimento del forno di inceneritore e la programmazione dice una messa in funzione prima della prima parte dell'impianto per l'ottobre del 2020, con la conclusione definitiva dei lavori per il marzo del 2020. E 23. Quindi c'è tutto un percorso che è nato nel 2016, quando c'era un'altra amministrazione, che è stato portato avanti da questa amministrazione, che stasera vede un tassello importante, ovvero la conclusione di un iter che porterà alla cessione delle quote nei confronti di CAP, che è il consorzio dell'acqua potabile, dove tra l'altro noi siamo anche soci con il 10%, quasi il 10%, con una buona percentuale rispetto a tutti gli altri comuni del consorzio, che sono 197 comuni. Quindi gli investimenti, un investimento sulla biopiattaforma di circa 50 milioni di euro, la possibilità di smantellare quello che è stato un vecchio strumento ormai giunto a fine vita, che è il forno inceneritore, con la realizzazione di un sistema integrato di biopiattaforma con la gestione dei fanghi e la produzione della fosfo. Quindi con questa delibera noi diamo continuità a quello che è il percorso che abbiamo già avviato e che come prossime tappe prevederà la cessione formale delle quote dal notaio, lo spegnimento nel marzo del 2021 dell'attuale forno, con l'avvio prima dello smantellamento, poi della realizzazione del nuovo impianto, e la messa funzione della prima linea nell'ottobre del 2022, mentre nel marzo del 2023 è la conclusione di tutta l'opera industriale sul nostro territorio.
Io ho concluso, grazie. Grazie signor Sindaco, apriamo la discussione sulla delibera. Dobbiamo mantenere il sistema che abbiamo fatto l'altra volta, quindi chi vuole intervenire cortesemente alzi la mano, così almeno manteniamo visibile anche il collegamento da remoto. Va bene? Quindi apro la discussione, sono aperte le prenotazioni, prego. Non ci sono prenotazioni? Prego, consigliera Monica. No, oh, per prenotarmi, intendi? Non ho capito se valeva anche per noi l'alzata di mano. Va bene, allora, quello che si discute questa, si viene portato, poi se si discuterà non lo so, dipenderà anche dai consiglieri di maggioranza e dai colleghi di minoranza. Quello che viene portato in consiglio questa sera è la chiusura di un percorso, come diceva il sindaco, iniziato nei suoi atti formali alla fine del 2016, ma in realtà come ragionamenti politici sicuramente all'interno del Consiglio Comunale di Sesto e poi anche nell'Assemblea di Cori, iniziato molto prima. Ed è per questo che ci rammarica come Partito Democratico di dover arrivare alla discussione di questa sera con una delibera di massima urgenza. Non che non sia mai successo nel passato, ovviamente altre volte è successo, ma il tempo per fare una commissione si è sempre trovato, perché nel momento in cui saltano le regole per i tempi, chi amministra deve comunque riuscire ad adattare i nuovi tempi all'emergenza e anche fare una commissione oggi nel tardo pomeriggio, ripeto, come sempre è stato fatto nel passato, credo che sarebbe stato un atto di rispetto nei confronti di tutti noi consiglieri, non soltanto della minoranza. Voi della maggioranza avrete sicuramente avuto i vostri luoghi di discussione. A noi è stato precluso soprattutto poter fare delle domande che crediamo essere interessanti in una discussione pubblica, non soltanto qui nel Consiglio Comunale, pubblica nella città, per uno dei progetti più importanti della storia di Sesto, della scorsa amministrazione e di questa amministrazione. Quindi riteniamo le motivazioni del sindaco francamente un po' deboli, raccogliamo ovviamente, ma le riteniamo veramente molto deboli, perché nel frattempo sono andati in consiglio comunale altri comuni, come ricordate, comuni, e saranno andati con degli atti, non a scatola chiusa ovviamente. Un altro comune ha deliberato prima dell'estate, non ho capito bene se dovrà tornare in consiglio anche lui questa sera o se farà atti differenti rispetto al percorso delle altre amministrazioni. Quello che però invito anche tutti noi a riflettere, sulla cosa su cui invito tutti noi a riflettere, è che leggendo la delibera del luglio del 2020 che avete votato solo voi, perché noi per protesta proprio per questa modalità di gestione del Consiglio Comunale ce ne siamo usciti. In quella delibera si ricostruiva tutta la cronostoria, insomma, in modo puntuale dei diversi passaggi che facevano arrivare il Consiglio alla discussione del luglio, e si diceva come la valutazione delle azioni fosse passata attraverso tre step, non due, tre step. Uno del 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019 che ha previsto un aggiornamento in aumento, e un ultimo del 1 settembre del 2020. In quella delibera del luglio del 2020 c'è un passaggio che recita testualmente: considerato altresì che il prezzo di vendita sarà oggetto di aggiornamento a seguito di ulteriore perizia effettuata sulla base di una situazione patrimoniale della società riferita alla data del 1 settembre 2020 e che la stessa verrà trasmessa al Consiglio Comunale per la definitiva accettazione del prezzo entro e non oltre il 31 ottobre 2020, e poi andava avanti. Cioè, è stata portata in Consiglio e avete votato
una delibera che dice, cari consiglieri, tutto questo iter già iniziato negli anni, eccetera, eccetera, si concluderà entro e non oltre il 31 ottobre 2020, c'è scritto nella delibera. Quindi io suppongo che, visto che, come dire, la quantifica, il quantum delle azioni, insomma, del valore, è stato così approvato, insomma, deciso il 1 settembre 2020, ci fosse tutto il tempo per fare gli atti come Dio comanda. Permettetemi una battuta, voi consiglieri, colleghi di maggioranza, un po' siete abituati a votare delibere che poi l'amministrazione comunale negli atti successivi e conseguenti a volte si trova a non dover, spero non voler, a non dover da seguito. Mi riferisco per esempio all'ultima su cui si sta creando una tanta maretta pubblica, la delibera della Tari, dove, se non ricordo male, il passaggio che riguardava il Consiglio Comunale diceva che entro la fine di ottobre si sarebbe quantificato il quanto di tutto, come dire, ogni famiglia doveva pagare, poi c'era una rateizzazione. Questo quanto tutto in una volta non è arrivato, tanto che le persone sono andate anche in confusione, ma in quest'aula è passata un'altra cosa, rispetto a quella che poi è come dire, stata oggetto della comunicazione in città. Avrete avuto sicuramente modo di fare voi le vostre lamentele politiche alla vostra giunta, noi ci riserviamo poi di fare degli atti conseguenti. Le domande che quindi, cioè, noi volevamo porre, avremmo voluto porre, era un po' la storia, la cronostoria di questa quantificazione delle azioni, non avremo risposta. Abbiamo preso dell'entrata del comune di Cinisello leggendo qua e là. Non mi risulta, però, chiedo scusa se sbaglio, sindaco, non mi risulta che ci sia mai stata una comunicazione in consiglio comunale. Cinisello entra in core con l'1%, se non sbaglio, acquistato dal comune di Cologno di Monzese, e quindi chiedere come è entrata. Il passaggio è stato finalizzato a qualcosa? E se sì, a che cosa? C'è anche un'altra cosa che ci preoccupa e che avremmo voluto porre come domanda, e quindi la lasciamo qui questa sera, sperando che qualcuno prima o poi ci possa dare una risposta, cioè tutta l'operazione, cioè la chiusura del termovalorizzatore, sarà a fine marzo, chiedo conferma, fine marzo del 2021, scusate, faccio un po' fatica perché la manca, no, va bene, mi sembra, va bene. E, non sono più giovane, anche mi manca un po', sì, vabbè. E, ora, che succede ai nostri rifiuti dal giorno dopo? C'era in corso una gara del servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti e servizi di igiene urbana, gara importante di oltre 55 milioni di euro circa, più o meno, che doveva scadere in realtà il 18 novembre, poi mi pare che ci siano stati degli atti di giunta, se non sbaglio il 19 ottobre, è stata fatta una determina di errata corrige con la quale viene sostituito il capitolato e prorogato il termine al 23 di novembre. Anche qui ci sarebbe tanto piaciuto sapere che cosa, come mai c'è stata questa necessità di variare il sostituire il capitolato e questa, cioè, vuol dire, il fatto che, come dire, nell'accordo con la ditta San Galli viene previsto la possibilità di una proroga di un anno, ci preoccupa perché, come dire, ci sono il campanello d'allarme, cioè a questo oggi noi non sappiamo quante ditte hanno partecipato, visto che è chiusa, la gara è chiusa, quindi non sappiamo quante ditte hanno partecipato, chi sono, se dal 1 gennaio parte o no tutto il servizio, se dal 1 gennaio partirà o no il servizio, se non partirà che cosa succede, perché sulla raccolta, prego di concludere per cortesia. Sì, diventa difficile quando però con gli altri parli, già c'è la mascherina, poi c'è anche una cacofonia data dai tuoi interventi, diventa un po' difficile.
E quindi capire anche dove andranno i rifiuti, come, se non si dovesse, per ragioni tecniche, comprendo la complessità di certe gare, se figuriamoci, dovesse, non vorremmo che per una errata programmazione, anche questa molto ridosso della fine dell'anno, esattamente come il portare questa delibera, non vorremmo appunto che ci si trovasse a pagare ancora di più la Tari per il prossimo anno. Noi in questo, come dire, percorso a ostacoli, permettetemi, di questa delibera fatta in urgenza, che ci è arrivata soltanto ieri, avevamo chiesto anche la possibilità che si dilatasse il tempo per la consegna di un ordine del giorno, che comunque lasciamo, presentiamo, perché se c'è stato in tre diverse tornate una come dire, diversa quantificazione delle azioni che sono sempre andate nella direzione di migliorare il valore di Core, quindi la gestione di Core, ecco, ci sarebbe piaciuto che il prezzo di vendita, insomma, che avrà ovviamente anche, cioè, visto che è stato fatto a settembre, siccome in questa fine dell'anno manca, diciamo così, questa parte di quantificazione nel bilancio, che probabilmente sarà in positivo, che in qualche modo il comune, l'amministrazione si facesse promotrice presso CAP di chiedere, una volta chiuso e definito l'esercizio 2020 della società Core, di non distribuire l'utile come da essere realizzato nel 2020, ma, come dire, la nostra proposta è di vedere di come può ricadere sulla città. Di tutto questo non è stato possibile parlare, di tutto questo avremmo avuto tanta voglia di parlare anche con voi, cari colleghi. Per cui lasciamo qui queste domande, non so se avranno delle risposte. Con un certo imbarazzo, devo dire, constato che tra quanto viene scritto negli atti e quanto poi si decide nelle segrete stanze dell'amministrazione, c'è sempre una discrasia, un ritardo, c'è sempre un perché tecnico, comunque. E io francamente, permettetemi, ma questa volta ai perché tecnici non ci credo. Il dibattito è troppo ampio, è un dibattito anche politico, che esce, risuona, arriva anche nella città. E io credo che per dibattiti politici una città non debba pagare il prezzo di discutere in un modo così affrettato, quasi come una presa d'atto, una delle scelte più importanti che la politica abbia fatto in questi anni. Grazie, grazie consigliera. Invito i consiglieri a mantenere i tempi stabiliti. Comprendo che è una delibera importante, avete visto, io lascio andare, però cerchiamo di tenerli nei tempi. Grazie. Ci sono altre prenotazioni? Consigliere Vincelli, prego. La parola a Vino, prego. Consigliere Vino, tanto che non funziona, vediamo il microfono, prego, do la parola a lei. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Grazie consigliere, grazie Presidente. Stasera vedo un po' in difficoltà il PD. Questo è un progetto che parte dal 2016, quindi si presume che le basi si siano chiaramente introdotte proprio in quell'anno. Siamo nel 2020 e, come è stato appunto già detto chiaramente dal sindaco, abbiamo avuto diversi chiaramente incontri con la cittadinanza. Ora, forse qualcuno sfugge che noi siamo sotto pandemia e quindi probabilmente il discorso di accelerare o di ritardi sono dovuti effettivamente proprio a questo fattore, la pandemia, il Covid. Ricordo poi, anche perché tutto sommato io non penso che la documentazione, a parte la perizia, che è quella effettivamente più lunga,
dove comunque si acquisisce chiaramente una percentuale maggiore rispetto effettivamente a quello che era la prima chiaramente perizia, quindi avvantaggia effettivamente tutta l'operazione. Devo ricordare che non è del primo di settembre, perché il primo di settembre è iniziato comunque la perizia da parte del dottor Marcello Del Prete, ma bensì 15 ottobre 2020. Nella documentazione ulteriore offerta da parte di CAP, parliamo di data 26 ottobre 2020. È chiaro che se si vuole attuare il tutto per il 31 dicembre 2022, da qualche parte effettivamente noi dobbiamo accelerare, anche perché mi sembra che effettivamente da quando noi ci siamo insediati abbiamo cercato effettivamente di far conoscere alla città tutto il progetto CAP, iniziato già dal 2016, quindi con delle basi da parte effettivamente della precedente amministrazione, di cui noi ringraziamo, ma che vede chiaramente la conclusione sotto la nostra amministrazione. Nella offerta da parte di CAP del 26 ottobre 2010, dobbiamo anche andare poi a leggere, quindi 26 ottobre, 15 ottobre perizia consegnata, 26 chiaramente ottobre offerta, dove dà effettivamente un'indicazione molto particolare, che è il 10 di dicembre, oggi. Quindi entro il 10 di dicembre tutti i comuni devono chiaramente autorizzare attraverso chiaramente la delibera nei propri comuni questa vendita. Proprio perché entro e non oltre il 15 di gennaio si possa effettivamente partire definitivamente con questo progetto. Cosa un po' messa chiaramente in discussione purtroppo da quello che è stato chiaramente il Covid. Quindi i tempi sono questi, i progetti sono stati chiaramente ampiamente fatti chiaramente vedere, poi ci possono essere magari alcune situazioni che possono sistemare, ma sistemarsi solo nel momento in cui il progetto abbia una sua definizione totale, e quindi di conseguenza io penso che ci sono tutti gli elementi affinché noi stasera possiamo effettivamente votare la delibera. Grazie. Grazie consigliere Vincelli. Si era prenotato il consigliere Vino, a facoltà di parola, prego. Grazie presidente, buonasera a tutti. Mi consenta soltanto un pensiero personale all'ex assessore Bonardi e all'ex presidente Boccia, perché con loro avevo condiviso il progetto del Comitato Popolare prima di diventare poi lista popolare e poi ritornare qua in Consiglio Comunale. Quindi me lo consenta cortesemente. Detto questo, parto dalle ultime parole che ho sentito e poi mi riallaccerò un pochino anche all'intervento della consigliera Chittò. Dire che questo progetto è stato ampiamente discusso in città potrebbe essere parzialmente vero, ma è altrettanto vero che più volte è stata rifiutata la possibilità di poter fare il cosiddetto Consiglio Comunale aperto, la discussione proposta da gruppi dell'opposizione in passato e così via. Consigliere Vincelli, se c'è una cosa che questa pandemia ci ha insegnato a noi, popolo italiano, che non siamo così avvezzi per quanto riguarda le conferenze da remoto, è proprio questo. Quindi dire che il Covid o la pandemia che sia ha rallentato questo processo lo trovo, come dire, molto riduttivo e allo stesso tempo una scusante, perché sappiamo molto bene che ci sono multinazionali, ci sono aziende che fanno da sempre delle conferenze da remoto, e quindi questo si poteva benissimo fare. Ma è una cosa che ci ha insegnato proprio la pandemia, se guardiamo la scuola, se guardiamo appunto le aziende, se guardiamo uffici pubblici, se guardiamo associazioni e così via. Quindi quando vogliamo utilizziamo come scusante la pandemia, quando invece non ci fa comodo siete bravi e avete fatto tutto prima degli altri. Detto questo, potrei anche quasi condividere il pensiero con cui ha ironicamente esordito, ma è come sparare un pochino sulla Croce Rossa. Detto questo,
anche a noi sarebbe piaciuto in effetti magari fare qualche domanda che non può più essere questo il momento, perché si può capire di tutto, ma forse no, proprio per quello che dicevo prima. La scusante del ritardo all'ultimo momento la trovo proprio una scusante. Non vediamo onestamente qualcosa di positivo in questa ultima convocazione del Consiglio Comunale, così tutto di corsa. Ha ragione la consigliera Chittò quando avreste potuto comunque fare una convocazione straordinaria come il Consiglio Comunale di una commissione pre, dove noi avremmo potuto comunque fare delle domande. Una banalissima potrebbe essere se avevamo il diritto di prelazione sulla vendita delle quote di un socio, tanto per dirne una, che non sappiamo se c'è, se non c'è, ma così come poi, come tutti i corridoi parlano, magari c'è sembrerebbe che c'è qualcosa che magari non va anche tra Cologno, tante cose insomma, che dubbi, come posso dire, non dubbi, ma magari voglia di sapere, di conoscere, che non sapremo mai fondamentalmente come realmente sono andate le cose, perché un conto è una commissione tecnica e un conto è una discussione politica in consiglio comunale che avremmo potuto fare sicuramente con altri elementi, cosa che ancora una volta questo è il vostro metodo, voi siete fatti così, quando qualcosa non volete discutere fate le cose di corsa, fate le cose di fretta e questo poi sono i risultati. Questi poi sono i risultati dove non siamo nelle condizioni di poter comunque intervenire come vorremmo, facendo le domande, entrando nel merito, e poi fare un dibattito politico, come l'abbiamo fatto per il precedente Consiglio Comunale, dove c'erano alcune cose che non ci avevano convinto, è tutto qui. Quindi, ancora una volta ci troviamo davanti a un percorso che è tipico di questa amministrazione. È proprio tipico. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Chiudo la discussione. Consigliere Pogliaghi, a facoltà di parola, prego. Sì, grazie Presidente. Brevissimo intervento. Giusto a precisazione rispetto a quanto sentito. Scusate, tiro giù un attimo la mascherina perché soffoco se no, per parlare. Rispetto a quanto sentito e rispetto a quello che è stato appena denunciato in questo momento, ovvero sia l'impossibilità di avere delle informazioni. Guardate, le informazioni, per esempio l'ipotesi di domanda che ha fatto adesso poc'anzi il collega consigliere, sono facilmente reperibili perché sono società pubbliche e ci sono atti pubblici su queste società. Quindi è possibile tranquillamente recuperarle, così come è facilmente recuperabile il percorso. Qua siamo questa sera a parlare non tanto della gara sullo smaltimento dei rifiuti, quindi che fine faranno i rifiuti nel momento in cui verrà spento il forno inceneritore. Siamo a parlare di una delibera che assevera, così come era stato definito nella precedente delibera di luglio, il valore, la valorizzazione della cessione delle quote. Quindi, tra virgolette, una delibera molto specifica, molto tecnica, molto, come dire, di dettaglio su un passaggio di investimento di una società CAP che acquista e le amministrazioni che cedono la loro parte, non certo di, ripeto, gare smaltimento rifiuti, nemmeno di curiosità su come sono andate le assemblee di core, perché, ripeto, i verbali delle assemblee vengono per legge pubblicati e quindi facilmente uno che vuole interessarsene può leggerli. Grazie. Grazie a lei, consigliere Pogliaghi. Non ci sono altri interventi? Chiudo la discussione. Procediamo
alla dichiarazione di voto. Lista civica Giovani Sestesi, consigliere Vino. Grazie, grazie Presidente. Il voto della lista civica dei Giovani Sestesi sarà un voto di astensione. Sesto al primo posto, consigliera Floridi. Approfitto per salutarla, mi scusi, non avevo ancora fatto, insieme alla consigliera Perego. Buonasera a tutte e due. Buonasera Presidente, grazie mille. Anche per me l'unica difficoltà è stata questo poco preavviso, soprattutto perché mi trovo in un periodo sotto Natale per cui il mio lavoro al di fuori da qui mi dà davvero pochissimo tempo per poter leggere, documentarmi nel modo corretto, quindi mi è un po' spiaciuto non averlo potuto fare in modo approfondito. Mi sembra comunque questa una semplice presa d'atto, quindi il nostro voto è favorevole. Grazie. Movimento 5 Stelle, consigliere Galante. Grazie Presidente, il Movimento 5 Stelle si asterrà dalla votazione. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Recupero. Lista di Stefano, il voto è favorevole, grazie. Identità civica, consigliera Iosa. Grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente, favorevoli. Forza Italia, consigliere Cozza. Grazie Presidente, favorevole. Partito Democratico, consigliera Chittò. Grazie Presidente, voglio rincuorare il collega Vincelli, il PD non è per nulla in difficoltà, ci vede male, peggio di me, per nulla in difficoltà. E se fare domande lei lo interpreta come una difficoltà, direi che è una vostra debolezza, quantomeno una sua debolezza. Fare domande è fare politica. Fare domande è esercitare uno spirito critico e non eseguire semplicemente. Fare domande è comprendere un percorso. E consigliere Pogliaghi, mi permetta, però per me, se siamo qui a votare in consiglio comunale e siamo tutti persone che esercitano politica, il voto non è tecnico, se no se lo facevano i tecnici. Il voto è politico. Il voto è politico. E da cosa nasce cosa? Da cosa nasce cosa? E nascono curiosità. Nascono curiosità sui tempi, sulla coincidenza di certi tempi, oppure la non coincidenza di certi tempi. Questo vuol dire fare politica. Noi continueremo a esercitarlo, questo spirito critico, anche quando siamo d'accordo, come in questo caso, sulla delibera, perché sia chiaro, il Partito Democratico vota a favore, ma nessuna difficoltà. La difficoltà, mi permetta, al limite è la sua, che vota una cosa e poi la sua amministrazione ne fa un'altra. Amiamo Sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente, proprio per quanto detto da tutti è un percorso lungo, iniziato tempo fa, non iniziato da noi, finito adesso. Il nostro voto non può essere che favorevole a un'opera di questo genere. Grazie. Grazie a lei. Passiamo ora alla votazione. Votiamo la delibera al punto 1. Prima i presenti in aula, favorevoli per alzata di mano. Per 18, 19 favorevoli. Contrari? Contrari 0. Astenuti? 2 astenuti. Acquisiamo il voto da remoto. Consigliera Floridi, prego, dichiari il suo voto. Sì, favorevole. Consigliera Perego, dichiari il suo voto. Favorevole. Grazie, 2, prego. 2 favorevoli da remoto, quindi con 21 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti, la delibera è approvata. Votiamo adesso per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 19 favorevoli. Contrari? 0 contrari. Astenuti? 2 astenuti. Da remoto? Consigliera Floridi? Favorevole. Consigliera Perego?
Favorevole. Due favorevoli che si aggiungono ai 19, quindi con 21 voti favorevoli e due astenuti, la delibera è resa immediatamente eseguibile. Grazie. Prego, il sindaco ha chiesto la parola. Prego, sì. Signor sindaco. Grazie presidente. Volevo dare un po' di delucidazioni su questa delibera che... No, sulla delibera abbiamo deliberato in maniera normale, visto che le domande che sono state presentate trattavano l'argomento, ma poi non rientravano direttamente su questa delibera. Giusto due risposte, in quanto tutti i dubbi, le perplessità e le domande, le curiosità che ho sentito stasera sono facilmente smarcabili leggendosi i verbali che sono pubblici delle assemblee di Core. Quindi sulla quantificazione delle azioni abbiamo risposto anche in delibera perché sono state fatte su diversi momenti, perché con il perito indicato dal giudice del Tribunale di Milano sono state definite situazioni dove la prima era sulla trimestrale, la seconda era sulla semestrale, quindi anche in momenti differenti dell'annualità sulla competenza. Una volta chiusa con l'utile può essere distribuito sul territorio, non viene chiusa, viene ceduta l'azienda, il consorzio, quindi non ci sarà una continuità da parte di Core, quindi non si chiude. Perché l'entrata di Cinisello? Perché se leggete bene i verbali c'era sul 2020, 19, 18, cioè sul triennio, così come è previsto dalla legge Madia, la criticità dell'80-20, ovvero l'80% deve essere realizzato in house e il 20% a terzi e non in house. Con l'introduzione di Cinisello si andava a sistemare uno squilibrio normativo e uno squilibrio anche della produzione e della vendita dei servizi. Con il suo inserimento si rientra all'interno dei rispetti della legge Madia. Perché non è stata data comunicazione? In teoria eravamo rimasti che doveva darla Core, visto e considerato che abbiamo scoperto avesse pure un addetto stampa pagato profumatamente, che guarda caso faceva tutto tranne che comunicati stampa, ma doveva comunicarlo lui. Però diciamo che il percorso che ha portato alla revoca dell'amministratore passa pure da lì. Andiamo a gara per il conferimento dei rifiuti. Beh, ovvio, stiamo già predisponendo gli atti di gara e proprio per quella data saremo pronti. Con Sangalli una proroga, sì, si fa una proroga fino a marzo perché abbiamo una gara in corso, sono tre le società che hanno partecipato, abbiamo aperto le buste, tutte e tre hanno presentato in maniera corretta tutta la documentazione, ora sarà nominata la commissione che nell'arco di 2-3 mesi, tempi anche tecnici, visto che poi su una gara di queste dimensioni e di queste portate ci sono tutte una serie di situazioni da valutare, c'è anche le singole risposte che vanno fatte alle società, c'è l'anticorruzione che va attenzionata, quindi in media sarà 2-3 mesi, quindi io mi aspetto che per marzo avremmo ufficializzato l'aggiudicazione. Quando si parlava di pagamento maggiorato della Tari, io penso che sia stata questa settimana spiegato a tutti quanti. Noi abbiamo avuto nel giro di 3 anni e mezzo di mandato siamo arrivati a 2 gestori, roba che solitamente raramente succede, poi rischiamo di arrivare anche a 3 gestori, quindi questo perché? Perché abbiamo ereditato, non lo dico io ma l'ha detto un giudice, ripeto non lo dico io, perché magari se lo dice il sindaco uno dice una bufala, l'ha detto il gestore precedente, l'ha detto pure il giudice, che ha annullato
l'appalto precedente perché antieconomico, il che significa che il giudice ha riconosciuto che nel 2015 è stato affidato l'appalto in maniera non economica, quindi che ha portato il gestore laddove il comune controllava, perché se non controllava il gestore era economico, ma se il comune controllava il capitolato e l'attività che veniva svolta perché veniva pagata, ti rendevi conto che era antieconomico, tant'è vero che anche la procedura prevede che anche il secondo, il terzo classificato nel 2015 devono essere interpellati, gli stessi hanno detto no, no, noi non subentriamo a quelle condizioni perché è antieconomico. Più chiaro di così, penso che arrivati a un certo punto è chiaro a tutti che nel 2015, forse visto che qualcuno ha citato le segrete stanze, qui non ci sono le segrete stanze, si fa tutta la luce del sole, forse le segrete stanze è un retaggio che abbiamo ereditato e che magari ha portato proprio a far vincere un appalto a una società che ha presentato un'offerta antieconomica, però non so che cosa è successo in quel periodo, so soltanto che il giudice ha detto quell'appalto deve essere concluso perché la società non può sostenere questo tipo di appalto. Il prefetto ci ha autorizzati l'urgenza, perché vedete quanto tempo ci vuole per fare una gara d'appalto, ci vuole più di un anno, più 3 mesi per l'aggiudicazione, perché è un appalto europeo, quindi ci vogliono 1 anno e 3 mesi. Noi ci siamo ritrovati a fine ottobre, inizio novembre del 2019, con un giudice che ci dice dal 1 gennaio 2020, quindi tra un mese e una settimana, siete senza gestore dei rifiuti. Quindi il prefetto ci ha autorizzato a farlo a libero mercato. Libero mercato significa che non puoi usufruire del ribasso della gara d'appalto, significa che chiunque subentra per un anno e 3 mesi non ha la possibilità di ammortizzare le immobilizzazioni patrimoniali materiali e immateriali sull'appalto, quindi per forza il libero mercato ha dei costi superiori. Però io in questi 3 anni e mezzo posso ritenere che ho imparato anche a prendere delle decisioni impopolari, perché se serve prendere delle decisioni impopolari per risolvere delle criticità e una mala gestione che abbiamo ereditato, va bene, siamo stati eletti anche per quello. Certo, anche a me sarebbe piaciuto aver trovato un comune funzionante con i conti sistemati, con le gare d'appalto perfette, invece abbiamo trovato un comune in predissesto con 21 milioni di buco di bilancio, con 5 milioni di debiti sul fuori bilancio. Figuratevi, si erano dimenticati pure di mettere 5 milioni di metropolitana, non è neanche tanto piccola come struttura e neanche come progetto. Uno che si dimentica una metropolitana, figuratevi che appalto può fare per la gestione del verde. Poi però giustamente qualcuno tenta di pulirsi la coscienza scaricando su chi amministra. Abbiamo le spalle larghe, andiamo avanti, però è giusto che si dicano le cose in maniera chiara e trasparente ai cittadini. Poi i cittadini non sono fessi e sanno valutare chi è corretto e chi invece parla sempre e ricorda con nostalgia le segrete stanze. Sulla commissione ho dato la motivazione, nel senso che al di là di tutto io domande tecniche oggi qui non ne ho sentite, se non interventi politici che potevano essere fatti tranquillamente in aula. L'ultima del consigliere Vino sul diritto di prelazione dei soci, abbiamo tutti quanti all'interno degli atti deciso di far la rinuncia al diritto di prelazione di tutti gli altri comuni proprio per consentire a CAP di acquisire l'80%, perché CAP, perché sennò se io vendo e il comune a fianco compra, va a finire che CAP non riesce più ad acquisire l'80%, quindi c'era la rinuncia da parte di tutti i soci nell'acquisire, nel non prendere le quote in vendita in maniera tale che CAP potesse procedere, anche perché condizione sine qua non è che tutti i comuni cedano le proprie quote, l'80% delle proprie quote.
Credo di aver risposto, mi sono segnato tutte le domande. Grazie e buona continuazione. Grazie a lei, signor Sindaco. Andiamo sul verbale di seduta. Approvazione del verbale della seduta consigliare del giorno 17 novembre 2020, ore 20. Consigliera Chittò, prego. Grazie Presidente, io ho mandato una mail oggi in cui chiedevo di integrare quel verbale con alcuni passaggi che non sono inseriti o erano erroneamente riportati e che riguardavano l'ultima parte del mio intervento con l'assessore La Miranda, dove si diceva, cioè c'è proprio tralasciato la parte dove lei al microfono invita l'assessore a non cadere nel tranello, non si capiva quale tranello, però dice testualmente così, e c'è anche la parte dove io evidenziavo come un comportamento siffatto dell'amministrazione comunale e andava contro ogni esercizio democratico. Quindi io la mail l'ho mandata, non so. Grazie. Risponde il segretario, prego. Non verrà certamente modificato il verbale, ma viene allegata la mail alla delibera, oltre al fatto che lei oggi, se vuole, può anche modificare o aggiungere, lo dichiara. Se altrimenti per lei è sufficiente allegare la mail, va bene. Cioè può anche in questa sede ulteriormente precisare, e viene messo a verbale, ma non viene modificato il verbale, viene allegato quanto da lei trasmesso e che ho ora in questo momento eventualmente voglio aggiungere. Prego. Grazie segretario, quello che ho detto quindi rimarrà a verbale, sono quelli due sostanzialmente i cambiamenti più importanti, e poi chiedo comunque che venga messo anche in allegato, come diceva la mail. Grazie mille. Grazie a lei. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Sedici favorevoli. Passiamo alla votazione da remoto. Consigliera Floridi? Ah, scusate, sì, ok, favore, contrario, però se stiamo zitti io non sbaglio. Contrari? Zero contrari. Astenuti? 5 astenuti. Acquisiamo il voto da remoto. Da remoto, consigliera Floridi, prego. Grazie Presidente, voto di astensione. Consigliera Perego? Astenuta. Quindi con 16 voti favorevoli e 7 astenuti, l'approvazione dei verbali della seduta consigliare del 17/11/2020, ore 20, è approvata. Bene, passiamo alla discussione delle mozioni, al punto 3, scusate, mozione della consigliere comunale Franciosi, ma verrà penso presentata dal consigliere Galante, protocollo generale 97/145, del 21/11/2018 relativa all'adesione alla strategia proposta nella legge iniziativa popolare Rifiuti Zero. Prego, consigliere Galante. Grazie Presidente, grazie consiglieri presenti in aula e da remoto. Effettivamente questa mozione è stata presentata circa 2 anni fa dalla ex consigliera Serena Franciosi. Per l'esattezza è stata presentata il 21/11 del 2018, quindi sono già passati oltre 2 anni dalla ormai discussione che sto facendo, presentazione che sto facendo in questo momento. È ovvio che in 2 anni è cambiata parecchio anche la situazione dal punto di vista della sensibilità dei cittadini nei confronti dell'ambiente, nel senso ormai pubblicità sui rifiuti zero o comunque tutto quello che riguarda cercare di non produrre rifiuti ce n'è, c'è ovunque. Credo che una mozione di questo tipo abbia anche poco da discutere, visto comunque il tema a cui comunque ci teniamo tutti, che è il tema dell'ambiente. Di conseguenza penso che
la strategia dei rifiuti zero, se avete letto anche la mozione, parla in pratica di cercare di ridurre il più possibile la produzione di rifiuti indifferenziati e cercare di quindi produrre di conseguenza, cercare di, anzi esattamente, l'indifferenziato purtroppo non si può non produrre, si può cercare però dal punto di vista personale di andare a compiere tutti quei passi per poter differenziare il più possibile lo scarto che proviene sia da uso domestico che commerciale. Quindi, detto questo, la strategia rifiuti zero, in pratica, cosa cerca? Cerca di arrivare a una situazione tale dove, se viene prodotto un rifiuto, se abbia la possibilità in qualche modo di recuperarlo, rigenerarlo, tramite, diciamo, per esempio andando a lavorare su delle strutture che mi producono, praticamente mi riutilizzano la plastica, quindi vado a recuperare il massimo scarto che deve concludere, perché è una presentazione, non deve presentarla la mozione. Ah, ok, scusate. No, ci mancherebbe, consigliere, non è un problema, è la presentazione. Okay. Ah, no, della pensavo che eravamo mozione, poi andiamo, diamo la parola all'assessore, andiamo in discussione e lì possiamo avere. Ok, grazie. E allora concludo la presentazione e poi mi passo la parola. Grazie. Allora do la parola all'assessore Magro. Prego, assessore. Grazie presidente, buonasera a tutti. Dunque, l'orientamento dell'amministrazione è favorevole, quindi di accoglimento della mozione. Chiedo però al segretario la possibilità di correggere il punto 7. Perché recita incrementare il riciclaggio dei rifiuti raccolti. Ora, siccome in italiano riciclaggio identifica una fattispecie di reato, nello specifico diciamo dare una parvenza lecita alla provenienza di denaro che invece ha una provenienza illecita, quindi no, non è proprio bellissimo come concetto, chiederei che venisse sostituito in riciclo. Ma è proprio una questione di utilizzo dei termini, perché incrementare il riciclaggio da parte dell'amministrazione comunale non mi sembra tanto indicata come azione, ecco, quindi se si potesse fare questa correzione sarei più serena. Quindi una precisazione, non è una domanda rivolta al segretario, ma l'assessore fa domanda di modifica, non di emendare, di modificare la mozione. Quindi se lei lo vuole mettere a verbale che accetta la modifica, noi siamo per il sì, momento. Sì, mettiamo pure a verbale che accetto la modifica. Va certo. Bene, la ringrazio. Grazie assessore, apro la discussione. Grazie presidente, concludo ormai il discorso era quello di prima, visto che comunque è stata a questo punto approvata dalla giunta. Volevo solo ricordare che attualmente in Italia ci sono più di 300 comuni che utilizzano la strategia rifiuti zero per oltre 7 milioni di abitanti. Ci sono comuni della stessa capienza a livello di cittadini di Sesto San Giovanni, anche oltre, che utilizzano la strategia rifiuti zero. Ho visto che ho letto anche velocemente purtroppo il bando, perché effettivamente l'avviso del Consiglio è stato pervenuto 30 ore prima, quindi onestamente ho dato proprio una lettura veloce, visto che nel bando dell'igiene urbana appunto anche lì si parla, diciamo, è un piccolo passo avanti, ecco, verso rifiuto zero, quindi per quello che do quasi per scontato che la mozione venga appoggiata tra virgolette da tutti quanti. Grazie. Grazie a lei. Ci sono altri interventi sulla mozione? Chiudo la discussione e metto. E sulla mozione? Sulla mozione, prego. Grazie Presidente, un attimo di confusione perché ho ritirato l'ordine del giorno, adesso vediamo un attimo. Intanto sono felice che questa sera si torni a parlare di mozioni, a discutere le mozioni, effettivamente tanto tempo che non le abbiamo portate in aula consiliare, quindi mi fa piacere insomma che anche questo strumento che per noi della minoranza insomma è estremamente importante possa essere comunque rivalutato e riconsiderato.
teniamo conto che con il primo lockdown ci siamo fermati, cioè si è bloccata proprio un po' tutta questa parte di discussione, quindi sono felice. L'altra cosa che mi rende particolarmente felice è anche leggere in queste mozioni, visto che sono un po' datate, anche la presenza di consiglieri che in questo momento non sono qui con noi, che però hanno condiviso un percorso importante con noi, come l'ex consigliera Franciosi, poi ci sarà anche la consigliera Di Pietro, Gianvecchio, eccetera. Quindi mi fa piacere, ecco, rivedere i nomi dei compagni di avventura. Naturalmente quello che ha detto prima il consigliere Garante è estremamente importante, le cose sono cambiate negli anni, per cui voglio dire di passi avanti sono stati fatti a livello anche di leggi europee e quindi il tema dei rifiuti zero è sempre più interessante e viene sempre più dibattuto, insomma, in tutti i comuni anche della nostra città metropolitana. Il fatto di è una strategia importante che propone chiaramente tutta una serie di attività da mettere in atto, come anche attività, voglio dire, il riutilizzo di prodotti, il fatto di comunque non abusare di imballaggi. Io me ne rendo conto in questo periodo, soprattutto che magari dedico anche più tempo all'attività casalinga, diciamo, e quindi mi rendo conto di quanto una persona anche sola produca tantissimi rifiuti dati dagli imballaggi, dati da un consumo eccessivo di plastica, per cui comunque voglio dire da lì, dall'educazione, dalla cultura, dalla presa di coscienza naturalmente di quelle che sono delle pratiche ottimali, si parte da noi, insomma, per la salvaguardia dell'ambiente e naturalmente per anche, voglio dire, una ridistribuzione anche più corretta di tutto quello che è il circuito dei rifiuti. Quindi, insomma, quello che dicevo parte proprio da noi e dobbiamo essere coscienti e consapevoli, insomma, dell'importanza delle nostre azioni. Quindi ringrazio il Movimento 5 Stelle che si è sempre battuto, insomma, su queste tematiche e un saluto alla Franciosi. Va bene, grazie. Consigliere Vino, a facoltà di parola. Grazie Presidente. No, giusto una precisazione, perché quella dei rifiuti zero è sicuramente sarà un discorso futuro che ci auguriamo tutti possa arrivare anche in Sesto San Giovanni, ma allo stesso tempo mi piacerebbe che l'amministrazione mettesse in campo più azioni in riferimento a questo tema, perché ahimè purtroppo le discariche a cielo aperto sono ancora all'ordine del giorno. Questo probabilmente è una forma di educazione anche del cittadino, e quindi questo è compito di un'amministrazione probabilmente lavorare in quel senso, cioè il famoso senso civico, dove i cittadini devono essere responsabili anche di questo tema, perché laddove il cittadino ha un buon comportamento ne traiamo beneficio un po' tutti. Quindi l'invito è quello di, è vero che tutti quanti ci teniamo a questo tema, ma che chi governa, e voi in questo momento state governando, dovete comunque sensibilizzare molto di più questo argomento affinché si vada verso quella direzione, che è sicuramente una direzione che tutti quanti noi ci auspichiamo. Grazie. Grazie a lei, non ci sono altri interventi, chiudo la discussione, mettiamo in votazione la mozione. Favorevoli? Pasquinelli. Unanimità, grazie. E chiedo ai due voti ai due votiamo esterni. In remoto, consigliera Floridi. Favorevole, grazie mille. Consigliera Perego. Favorevole, grazie Presidente. Con voti unanimi la mozione è approvata. Passiamo alla mozione, al punto 4. Mozione della consigliera comunale Perego, protocollo generale 100434 del 29/11/2018.
relativa alla rimozione delle barriere con pedaggio sulla diramazione Serravalle A52 uscita Sesto San Giovanni. Do la parola alla consigliera Perego per la presentazione della mozione. Prego, consigliera. Grazie. Perego. Grazie Presidente, ma sarò molto breve perché anche a me corre l'obbligo sottolineare, come ha già fatto il consigliere Galante, che insomma un po' è un peccato che si vada stasera a discutere mozioni insomma diciamo molto datate, perché come quella del consigliere, appunto della consigliera Franciosi, anche questa risale al 28 novembre 2018, quindi più di 2 anni fa. Allora, questa mozione affronta una questione sicuramente annosa, una questione che è stata oggetto di dibattito politico, potremmo dire, da che io ne ho memoria. Parte dalle premesse rispetto al pedaggio che corrisponde appunto all'uscita di Sesto San Giovanni, che si basa sul tipo di veicolo, sul numero di chilometri percorsi, ed è sostanzialmente una presa d'atto, anche parte anche dalla presa d'atto che molti utenti sono soliti utilizzare l'uscita precedente al casello, in particolare l'uscita a Primo Maggio, nelle due direzioni, per evitare il pagamento del pedaggio, e questo non fa altro che intensificare e congestionare ovviamente la viabilità cittadina, soprattutto in un momento in cui i temi dell'inquinamento e della tutela dell'ambiente sono particolarmente sentiti da tutti, e quindi anche le azioni di tutela dell'ambiente devo dire che trasversalmente a tutte le forze politiche stanno a cuore. Bene, cosa chiedevamo con questa mozione? Tra l'altro non presentata solo dal gruppo del Partito Democratico, ma anche dalla lista Sesto al Primo Posto e dal Movimento 5 Stelle, che appunto il sindaco e la giunta si impegnassero a inoltrare a Milano Serravalle, alla Regione Lombardia, alla città metropolitana e a tutti gli enti questa richiesta di cancellazione della barriera di Sesto San Giovanni. Sostenendo ovviamente in qualsiasi tavolo, in qualsiasi incontro politico questa posizione, e poi che il sindaco chiedesse un'audizione in commissione regionale, quella territorio e infrastrutture, per poter presentare anche in quella sede istituzionale la proposta di cancellazione della barriera di Sesto San Giovanni. Ci tengo a precisare che un ordine del giorno, una mozione, mi scusi, analoga è stata presentata anche nel comune di di Cinisello Balsamo, è stata approvata, ovviamente si parla di più di un anno fa perché è stata presentata contestualmente, quindi queste più o meno, se non erro, anche le informazioni che potrebbero aiutare nella discussione. Grazie mille. Grazie a lei, consigliera Perego. Do la parola all'assessore La Miranda. Prego, assessore. Grazie Presidente, buonasera a tutti. La posizione dell'amministrazione è favorevole all'accoglimento della mozione. Siccome parliamo di fatti un po' datati, per cognizione e conoscenza di tutti i consiglieri che devono anche prendere posizione sulla mozione, voglio darvi la genesi che ho ricostruito della creazione di questa barriera di esazione. Trova origine nel lontano 1986-87. In questa situazione, una prima delibera di consiglio comunale andava a individuare i termini fondamentali della convenzione, che prevedono in sintesi che il comune di Sesto San Giovanni acconsenta la realizzazione sul proprio territorio dell'otto peduncolo tangenziale alla tangenziale est e la creazione di una barriera posta a nord dello svincolo del peduncolo con il viale Edison e viale Italia. All'epoca ovviamente ci sono anche persone tra consiglieri che poi hanno avuto successivamente anche responsabilità di governo di questa città. Successivamente abbiamo poi, questo è l'input iniziale, nel 2003 un ulteriore consiglio comunale, dove in questa sede
si è andata sempre a discernere della gestione del peduncolo e in particolar modo si è andata a normare la convenzione con Serravalle S.p.A. per la gestione del peduncolo. La delibera, per chi volesse poi andarsi a leggere tutto integralmente, è del 6 ottobre del 2003. Anche qui ci sono indicati consiglieri che attualmente siedono anche in questo consiglio comunale e che hanno avuto anche responsabilità di governo della città. In questa sede si riferisce all'aula da parte ovviamente dell'amministrazione. Il progetto autostradale piombò su questa amministrazione con il sistema delle famose conferenze di servizi romane, per cui bisognava rispondere al momento senza avere la possibilità di analizzare seriamente e coscienziosamente cosa voleva dire dare il proprio assenso o meno ad un'opera di quel genere. Questo ha comportato parte dei problemi della barriera, tra l'altro una barriera pensata, una barriera ingombrante alla nostra città da quando è stata realizzata. Poi, per quello che mi interessava all'epoca, ho ricostruito, era la questione del peduncolo di Ale Edison, che è quello che poi abbiamo portato a termine con Serravalle, dove siamo andati a disciplinare gli ultimi atti necessari per poter autorizzarne l'apertura e il collaudo. Mi preme però tuttavia anche in questo passaggio evidenziare un passaggio dell'allora qualche consigliere all'epoca opposizione, oggi fan di questa opposizione, la consigliera Landucci, dove dice: abbiamo la prova che firmando questo perdiamo ogni argomento per discutere del pedaggio e ci teniamo tranquillamente le macchine che entrano dopo che abbiamo dato l'assenso, perché l'avevano già deciso a Roma e forse noi non avevamo capito. Ulteriore passaggio che vorrei evidenziarvi in questa situazione, no, scusate, questo atteneva alla parte relativa sempre a Viale Edison, perché poi era corposa la convenzione, quindi c'era la parte che andava a disciplinare poi tutto l'investimento di Viale Edison che abbiamo preso in carico e abbiamo completato. Scusate, me lo trovo qua. L'ultima è la delibera di giunta 2017, 2 maggio 2017, dove l'oggetto è approvazione del testo di convenzione con Virano Serravalle, ricognizione dello stato di fatto e delle decisioni assunte. Il passaggio che mi interessa leggervi è questo, 2017. Il Comune si impegna a trasferire in proprietà Milano Serravalle le aree occupate dal piazzale della barriera di esazione. Ora, io favorevolissimo, perché è uno dei primi atti col sindaco quando ci siamo insediati nel dover risolvere anche il peduncolo di Viale Edison, siamo andati proprio da Serravalle. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata con l'ingegner Colombo, che è responsabile della gestione del tratto tangenziale nord e anche è rappresentante appunto dell'ente, della società in quanto tale, e lui chiaramente ha detto: questa barriera si potrà levare solo quando uno a bilancio ci verserà 30 milioni di euro, perché questa barriera mantiene in essere Milano-Serravalle. Il problema è tutto qua. All'epoca, ricordo, per chi non è stato in quest'aula o per chi non conosce la storia politica delle querelle su questa cosa, fu venduta come una barriera provvisoria temporanea di 10 anni, finalizzata solo a ripagare il costo di costruzione. In qualunque atto voi andrete a leggere non c'è assolutamente scritto questo. Il parere e le dichiarazioni che abbia dato la consigliera Landucci, che credo a lucidità all'epoca ne avesse molta, ha dimostrato e vi dimostra come ci fosse già chiaro in quel momento che quella decisione era una decisione irrevocabile. Esiste una appendice a tutta questa discussione, la posizione della barriera, perché la barriera inizialmente nella proposta non era lì, era anticipata di 2 chilometri, 1,5 chilometro per la precisione.
e quindi avrebbe coinvolto e bloccato tutto il traffico, anche chi voleva tagliare dall'attuale uscita per abbreviare e fare fuori la barriera. Quindi chiunque decideva di prendere la tangenziale nord doveva pagare l'esazione. Questo cosa comportava all'epoca? E qui è forse quel che poi si paga a prezzo, le comunità, le scelte le pagano dopo, quando si critica bisogna sapere amministrare. All'epoca si decise di spostare di 1,5 chilometri avanti, perché così si pensava che i cittadini sestesi potessero usufruire del peduncolo gratis, evitare di fare via Vittorio e via General Cantore, che era la strada canonica che tutti noi sestesi facevamo in assenza del peduncolo, senza pensare che questa libera uscita da questo svincolo avrebbe comportato dei traumi sul traffico cittadino negli anni futuri. Li rivediamo oggi. Oggi stiamo cercando di trovare una soluzione, perché Serravalle è pronta domani mattina a mettere il casello di esazione anche sul peduncolo. Lei non è che fa un passo indietro, ne fa uno in più. Dice: io non ho problemi, domani mattina vi metto la barriera di esazione pure sull'uscita del peduncolo. Non risolviamo il problema. E quindi è qui il punto nodale. Questa scelta tecnica di allora, decisione politica, ha una forte ripercussione oggi e l'avrà anche per i prossimi anni, perché finché non si troverà un equilibrio economico, Serravalle non cancellerà mai la barriera. Grazie. Grazie consigliere. Assessore, la Miranda ci ha riportato indietro di tanti anni. Non ho fatto nome, per cui... Apriamo la discussione della mozione, la parola al consigliere Vino, prego. Grazie presidente. Ha ragione che ci fa riportare indietro nel tempo questa mozione. Io posso dirlo perché la lista civica dei giovani sestesi nasce nel 1998 e in quegli anni il cavallo di battaglia era proprio l'eliminazione del casello della tangenziale nord. Il consigliere Di Cristo, che all'epoca era un candidato alla lista civica dei giovani sestesi, poteva testimoniarla, mi spiace che non c'è questa sera, così come l'ex consigliere De Noia e così come tante altre persone che sono candidate anche nell'ultima elezione, che poi non sono stati eletti. Come non condividere questo, ovviamente? Ricordo tutto quello che ha detto l'assessore La Miranda, perfettamente, come ricordo anche che c'era stato una sorta di resistenza, se non ricordo male, nell'uscita proprio di Sesto San Giovanni, cioè si evitava di far uscire le auto venendo verso Sesto, facendole ritornare all'interno della tangenziale per bloccare, per protestare, per fargli fare tutto il giro da Monza praticamente. Quindi questo percorso è un percorso travagliato. Sono d'accordo con l'assessore quando dice che questo casello si rimuoverà soltanto dopo, con una scelta prettamente economica, e allo stesso tempo ripeto, mi ha riportato indietro nel tempo della nascita del nostro gruppo, e come dicevo prima, poi ci vedrà favorevoli all'approvazione e al sostegno di questa mozione. Grazie. Se non ci sono altri interventi, essendo poi tutti, quanto ho capito, favorevole, metterei in votazione immediatamente la mozione. Prego i consiglieri sedersi in aula, quindi possiamo mettere in votazione. Allora mettiamo in votazione la mozione al punto 4 dell'ordine del giorno. Favorevoli? Unanimità. I consiglieri da remoto, consigliera Floridi. Favorevole. Consigliera Perego. Favorevole, grazie presidente. Con 23 voti favorevoli all'unanimità, la mozione è approvata. Passiamo alla mozione presidente. Al punto 5. Scusi presidente, l'ho interrotta e di questo mi scuso.
No, mi scuso. Senta, no, è stato consegnato prima un ordine del giorno per quanto riguarda la delibera di Capecore. Chiederei la cortesia se il segretario potesse magari pronunciarsi, se naturalmente se è stato accolto o meno, immagino di no, però insomma anche capire quali sono le condizioni per le quali non ha superato, insomma. Prego. Allora, intanto mi permette di ricordarmi che noi su questa storia degli eventuali ordini del giorno ci eravamo già pronunziati, io, lei, c'era presente anche il segretario Gianmarrusti, il quale avevate, perché poi io la mia presenza era quella più importante, quella del segretario, che autorizza o non autorizza un ordine del giorno. Quindi vedere adesso questo ordine del giorno, a me personalmente lascia un attimino così, però do la parola al segretario. Allora, sicuramente l'ordine del giorno non è ammissibile in quanto presentato in ritardo rispetto a quanto prevede il regolamento. Vorrei ricordare che la ratio che aveva portato alla modifica, non solo sugli ordini del giorno ma anche agli emendamenti, era quello di averlo con anticipo affinché potesse essere valutato in primis dagli uffici. Anche se non è disciplinato dal regolamento i casi di urgenza, di convocazione di urgenza, ma in analogia con le commissioni e quant'altro, l'urgenza in analogia non consentirebbe niente se non la discussione del punto all'ordine del giorno. Quindi confermo poi, ma lascia il tempo che trova, il fatto che se comunque fosse arrivato un attimo prima, almeno veniva superato il problema della valutazione preventiva. Grazie. Aggiungo, così rimane agli atti, che nonostante si era concordato entro la mattinata, io personalmente, anche oggi pomeriggio alle ore circa 16:00, ho verificato se eventualmente fosse stato presentato qualche ordine del giorno, con la chiara volontà di poterlo leggere e comprendere con il segretario. Grazie. Procediamo alla mozione, il punto 5, mozione della consigliera comunale Maria Luigia Pagani, presentata nella seduta del Consiglio Comunale dell'11/12/2018, relativa alla concessione di spazi dell'amministrazione comunale e rapporto con i valori della resistenza antifascista e dei principi della Costituzione repubblicana. La consigliera Pagani non ha potuto esserci perché mi diceva la consigliera Pastorino che purtroppo si è fatta male poco prima, e quindi chi la presenta lei? Presidente, senta, noi abbiamo pensato naturalmente anche con i firmatari, voglio dire, della mozione, di ritirare la mozione, di non discuterla questa sera e ripresentarla poi successivamente. È stato anche un grande lavoro della consigliera Pagani e ci sembrava anche corretto. Quindi voi ritirate la mozione in oggetto, verrà ripresentata e andrà in coda. Perfetto, grazie Presidente. In merito a questo però faccio presente che è stata presentata una mozione con analogo soggetto, tanto è vero che avrei proposto, ma il regolamento lo prevede, di discuterla insieme e poi di votarla. La mozione è all'ordine del giorno 17, presentata da tutta la maggioranza, protocollo generale 982270 del 27 novembre 2020, ad oggetto concessione di spazi all'amministrazione comunale in rapporto con i valori della resistenza antifascista e dei principi della Costituzione repubblicana. La consigliera, a questo punto la ritiriamo anche noi. Sì, esatto. Esatto, quindi la lasciamo in coda perché non puoi discuterla insieme. Va bene, d'accordo. Passiamo allora alla mozione, al punto 6. Mozione della consigliera comunale all'epoca di Pietro Stefania, protocollo generale numero 61863 del 17/06/2019,
relativa alla raccolta differenziata degli oli alimentari usati. Do la parola alla consigliera Floridi. Grazie Presidente. Sì, anch'io presento questa mozione che appunto era stata presentata da chi mi ha preceduto, quindi la consigliera preceduto addirittura la consigliera Stefania Di Pietro nel 2019. Quello che chiediamo era appunto l'organizzazione da parte della, all'interno della città, di istituire dei punti di raccolta differenziata degli oli alimentari, quindi si tratta di oli derivati da frittura piuttosto che da conservazione di cibi, utilizzando quelli che sono i, gli esercizi commerciali. Questo viene già fatto in altre città, la mia predecessora Di Pietro ne citava alcuni come Padova, Forlì eccetera eccetera, ma ben più vicino a noi ad esempio il comune di Milano, in cui appunto è possibile portare questi oli preventivamente raccolti in bottiglie ben chiuse ed inserirli in contenitori appositi che sono presenti ad esempio in supermercati, in ipermercati, comunque in centri commerciali, ad esempio in Carrefour, Conad, Esselunga, Coop e molti altri. La richiesta era quindi di poter realizzare una cosa simile anche nella città di Sesto San Giovanni, appunto perché la dispersione di questi oli nella falda è un grande pericolo a livello ambientale, tenendo conto che appunto da vari studi si presuppone più o meno che ogni famiglia ne produca più o meno 5 kg all'anno, quindi si parla davvero di grandi quantità. Visto che abbiamo parlato già di ambiente, sicuramente sta a cuore a tutti, questa può essere sicuramente una tematica ulteriore per prenderci cura di quello che è l'ambiente che insomma che ci appartiene e che ci circonda. La ringrazio, consigliera Floridi. A voi. Apro la discussione per la mozione punto 6. No, scusate, do prima la parola all'assessore Magro. Prego, assessore. Grazie, Presidente. L'orientamento dell'amministrazione è contrario. Anzitutto perché riconoscendo l'importanza di dover andare a raccogliere correttamente questo tipo di rifiuto risorsa, l'abbiamo inserito nell'appalto che è in questo momento in fase di conclusione, prevedendo l'utilizzo di una stazione di ecomobile che sarà appunto una stazione itinerante, un furgoncino attrezzato sostanzialmente, in cui il cittadino potrà conferire tutta una serie di rifiuti pericolosi, come per esempio le vernici oppure le lampadine fulminate o piccoli elettrodomestici, e anche gli oli alimentari. Quindi questo sistema di raccolta itinerante sul territorio ci sarà già con il nuovo appalto. L'altra ragione per cui l'amministrazione esprime parere contrario è una ragione di tipo economico, perché nel momento in cui noi andiamo a predisporre un bando per l'affidamento della raccolta e smaltimento rifiuti, noi andiamo anche a quantificare più o meno quanto il nuovo gestore raccoglierà in termini di quantità di quella specifica frazione di rifiuto e di conseguenza quanto potrà guadagnare dalla vendita poi su altri canali di quel rifiuto che diventa una risorsa. Se noi quantifichiamo, e l'abbiamo proprio fatto di recente nell'appalto che è attualmente in fase di aggiudicazione, andiamo a stabilire che il gestore riceverà 8 tonnellate di olio e poi facciamo una convenzione con dei privati che porterà sicuramente a sottrarre quella quantitativo che avevamo stabilito a monte, ci troveremmo ad avere un appalto che pian piano viene svuotato di quei costi, di quei ricavi per il gestore che avevamo previsto, e quindi pian piano andremo a trovarci un appalto
che per il gestore diventerà, come dire, antieconomico, perché avrebbe a che fare solo con i costi del servizio e non con quelli che sono i guadagni. Sappiamo bene che problematiche ha generato il fatto di avere un appalto antieconomico e non sostenibile economicamente, quindi non è opportuno fare una scelta di questo tipo, fermo restando che è facoltà comunque degli esercizi commerciali, tant'è che le principali catene di supermercati già svolgono questo tipo di servizio, organizzarsi autonomamente presso i loro punti vendita per fornire questo ulteriore servizio ai cittadini. Noi però come amministrazione comunale preferiamo mantenere questo tipo di raccolta in capo all'amministrazione e abbiamo introdotto appunto questa nuova metodologia di raccolta. Verranno anche forniti bidoncini alle varie utenze domestiche, sia per i condomini che per chi non vive in condominio, proprio per raccogliere questo tipo di rifiuto e portarlo o all'ecomobile oppure in piattaforma. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Quindi adesso apriamo la discussione per la mozione. Prego. Non ci sono interventi. Chiudo la discussione. Passiamo alla dichiarazione di voto. Prima invito i consiglieri, sono fuori aula, a rientrare per la dichiarazione di voto. Allora, andiamo in dichiarazione di voto. Consigliere Vino, lista civica Giovani Sestesi, non c'è, proseguiamo. Sesto al primo posto, consigliera Floridi, prego. Favorevole. Movimento 5 Stelle, consigliere Galante. Favorevole. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio. No, favorevole. Non favorevole. Contrario? Identità civica, consigliera Iosa. Grazie Presidente, contrari. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente, contrari. Forza Italia, consigliere Cozza. Grazie Presidente, contrario. Partito Democratico, consigliera Perego. Favorevole. Amiamo Sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente, specifico che il nostro voto contrario è legato a quanto detto dall'assessore, non certo per il tema, è solo proprio l'aspetto tecnico, il tema ci sta molto a cuore, eh? Comunque è contrario proprio per quanto detto, grazie. Grazie consigliere Molteni, mettiamo in votazione la mozione. Favorevoli? Presenti in aula 4 favorevoli. Contrari? 16 contrari. Da remoto? Da remoto, consigliera Floridi? Favorevole, grazie Presidente. Consigliera Perego? Favorevole, grazie Presidente. 2 con 16 voti contrari, nessuno astenuto e 6 favorevoli, la mozione è respinta. Passiamo alla mozione numero 7 dell'ordine del giorno, mozione della consigliera comunale Roberta Perego, protocollo generale 67115 dell'1/07/2019 relativa all'utilizzo di Palasesto in occasione delle Olimpiadi invernali 2026. Do la parola per la presentazione alla consigliera Perego. Prego, da remoto. Grazie Presidente. Allora, direi che questa mozione potrebbe essere
interessanti ancora di più, insomma, visto tutto l'investimento comunque in termini di promozione che l'amministrazione ha fatto della città di Sesto San Giovanni come città dello sport. Era una mozione nata a seguito appunto dell'assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano Cortina, e ovviamente partiva dalla considerazione che per quanto riguarda gli sport su ghiaccio nell'area metropolitana di Milano, il Palasesto è comunque una struttura molto conosciuta ed è anche utilizzata periodicamente per manifestazioni sportive di livello nazionale e internazionale, nonché come luogo di allenamento anche di campioni sportivi italiani. E poi abbiamo richiamato in questa mozione tutta una serie di delibere, di determine in cui si faceva il punto sulla riqualificazione del palasesto e poi la concessione della gestione della riqualificazione della struttura. Abbiamo proposto, visto anche che il palasesto comunque è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto, di attivare come amministrazione comunale, come sindaco e come giunta tutti i contatti di qualsiasi livello politico e amministrativo in modo da potersi muovere per promuovere appunto l'utilizzo del palasesto come struttura, come una delle strutture delle Olimpiadi Invernali del 2026, o per allenamenti o per eventi pubblici. Ovviamente questo darebbe la possibilità di farlo conoscere ancora in misura maggiore in tutta l'area metropolitana, nonché al di fuori dei confini regionali, dei confini nazionali, e di promuovere anche la città di Sesto San Giovanni come città dello sport. Grazie consigliera Perego. Do la parola al sindaco, prego. Sì, grazie presidente. Su questa mozione ci siamo spesi anche pubblicamente più volte. Siamo favorevoli, nel senso che ben venga agganciarsi all'iniziativa delle Olimpiadi che toccherà a diverse realtà, tra cui anche quella del Comune di Milano. Anzi, penso che con il sindaco Sala si possa procedere tranquillamente in un percorso del genere, perché proprio quando è stata fatta lo spot pubblicitario per tirare la volata a Milano, lo fece proprio dove? Al Palasesto. Quindi diciamo che sia un segnale di buon auspicio. All'epoca giocò a curling, me lo ricordo, però diciamo, se è partito proprio dal Palasesto, è palese che sia una struttura con cui è già presente sul territorio e che sarà molto utile in vista delle Olimpiadi. Ne approfitto per dare un po' di informazioni, visto che stiamo parlando di Palasesto, e proprio nelle scorse settimane qui in Consiglio Comunale abbiamo portato dei project che noi abbiamo deliberato e abbiamo dovuto riportare in Consiglio Comunale per riallineare i piani economici e finanziari sulle piscine, ad esempio, che alcuni hanno criticato, però oggettivamente la fase Covid ha rallentato il blocco dei cantieri, ha rallentato e ha inciso, e quindi ora molti progetti devono ripassare qui in consiglio per riallineare sia il piano economico finanziario che le tempistiche delle convenzioni. Proprio il Palasesto, ve lo anticipo, è uno di quei progetti che dovrà ripassare in consiglio comunale, proprio per un riallineamento del piano economico finanziario, perché ad oggi ci hanno comunicato, adesso con gli uffici stiamo verificando una perdita di incassi sull'attività svolta. Parallelamente invece stiamo per ultimare l'ultimo l'iter autorizzativo per la parte esterna, quella che vedete facendo il viale Gramsci. Tutta la parte interna è già stata realizzata nei lotti precedenti del progetto, ora siamo sulla parte esterna, quindi
favorevolissimi a questa mozione. Grazie. Grazie a lei, signor Sindaco. Apro la discussione. La mozione numero 7. Ha chiesto la parola la consigliera Pastorino. Prego. Grazie, Presidente. Allora, vabbè, certamente poi le località poi sono state un po' già assegnate, per cui comunque per le grandi competizioni naturalmente, voglio dire, c'è già un quadro abbastanza completo. Però sicuramente quello che si diceva prima è che il Palasesto può essere comunque un ottimo impianto anche per gli allenamenti, ma comunque anche per convogliare poi quell'interesse che si forma, che si crea attorno a un evento straordinario come le Olimpiadi. Quindi mi viene a pensare, anche se non è utilizzato solo da grandissimi campioni, ma anche utilizzarlo proprio a pieno con le scuole, con i cittadini, con i milanesi che verranno a pattinare qua, insomma può essere molto interessante. E poi soprattutto vediamo anche nell'ottica di Sesto San Giovanni come città, appunto, che è così adiacente, è attaccata, voglio dire, a Milano, potrebbe chiaramente avvantaggiarsi anche in un discorso di indotto legato proprio all'evento sportivo, per cui penso agli alberghi, penso a tante cose che potranno comunque avere un loro effetto positivo, un volano positivo, insomma, anche per le proprie attività. Sul Palasesto, ecco, è interessato naturalmente da un'importante riqualificazione, quello che diceva prima anche il sindaco, ed è una riqualificazione su più cose, no? Quindi dalla parte energetica, oltre a quel restyling anche importante, dove è previsto anche un ampliamento di quella che è la parte anteriore del Palasesto, quindi per creare anche una zona per accogliere gli atleti, eccetera, molto più ampia. Ci sarà un nuovo bar, un nuovo ristorante, addirittura vista pista, quindi comunque sarà un bellissimo impianto e sicuramente, guardate, sarà un impianto pronto, perché poi adesso io voglio dire, tanti impianti sono dei cantieri a tutti gli effetti, ma anche le piste vere e proprie, invece lì la pista non deve subire grandi modifiche, la nostra, quindi magari, insomma, se ci facciamo cogliere pronti nel momento giusto, chissà mai, magari qualcosa di importante può arrivare. Ricordiamo una cosa, che Sesto San Giovanni ha una tradizione legata al mondo del ghiaccio importantissima, consigliere Valsecchi magari anche lui sa benissimo queste cose. Abbiamo visto Barbara Fusarpoli, che è stata anche la testimonial, voglio dire, dell'iniziativa alla quale, voglio dire, abbiamo partecipato, insomma, relativa alla città europea dello sport, Sesto San Giovanni come città europea dello sport. Quindi grandissima campionessa sestese e quindi, che voglio dire, ha vinto delle importantissime manifestazioni. Ricordiamo Matteo Rizzo, che è un pattinatore giovanissimo oltretutto, e che ha vinto anche i campionati europei. Quindi voglio dire, c'è stata sempre una scuola molto molto importante legata al mondo del pattinaggio su ghiaccio, una grandissima tradizione, e diciamo che il Palasesto, anche come diceva prima la consigliera Perego, è naturalmente utilizzato da tantissime persone, quindi io ho sentito un po' i responsabili, mi hanno dato dei numeri, quindi 1500 persone a settimana, ma poi c'è dietro un grande lavoro, una grande professionalità con dei grandi professionisti, ma guardate, banalmente anche a gestire il ghiaccio, cioè bisogna essere esperti, bisogna essere capaci, e abbiamo creato delle professioni importanti proprio qui a Sesto San Giovanni, che magari verranno anche utilizzate poi anche in altre strutture. Grazie. Grazie a lei, consigliera Pastorino. Ci sono altri interventi? Chiudo la discussione. Prego. Consigliere Vincelli, prego. Grazie di aver lasciato il posto al signor consigliere Valsecchi. Grazie Presidente e grazie colleghi tutti. Mi ha stimolato l'intervento della consigliera Pastorino,
sempre presente per quello che riguarda l'aspetto sportivo. Scusate. Effettivamente il Pazzo di Ghiaccio di Sesto è una grande eccellenza. Volevo ricordare altre bellissime realtà che sono presenti. Noi abbiamo presente la Precision Skating, che è la società il cui nome della squadra sono gli Hot Shiver, che sono l'eccellenza a livello nazionale e anche a livello internazionale del pattinaggio sincronizzato. Tra l'altro loro organizzano annualmente un evento molto partecipato che è nel circuito internazionale, e in quell'occasione, in quel weekend, la città di Sesto si arricchisce di colori e di bandiere che arrivano da tutto il mondo. Ci sono anche tante attività all'interno del palaghiaccio di tipo utilizzo di palestre, quindi judo, la danza, delle eccellenze tipo la danza irlandese, che è una caratteristica proprio a livello nazionale nostra ed è presente all'interno, e anche loro organizzano un grande evento a livello nazionale. Sto pensando a delle eccellenze come l'hockey che abbiamo. Alcuni di questi presidenti di società sono anche presidenti in consulta dello sport, sono presenti e portano grande ricchezza alla città. Un'eccellenza, per esempio, sono i Diavoli dell'hockey, che si occupano di hockey a livello giovanile e sono stati presi dalla loro federazione a modello per il coinvolgimento dei ragazzi, dei genitori, in un percorso di fair play, formazione e coinvolgimento proprio nella scrittura di un decalogo di comportamento a livello nazionale della loro federazione. Quindi sicuramente è un impianto interessante, è in via di restyling completo, era necessario perché purtroppo con le caratteristiche tecniche che aveva, avere un palazzetto che a maggio doveva chiudere perché ai primi caldi non era in grado di soddisfare le esigenze di mantenere il ghiaccio in temperatura, era una forte limitazione. Tanta partecipazione sportiva, sicuramente un bellissimo biglietto da visita per la città. Auguriamoci che possa essere non solo in occasione delle Olimpiadi, ma anche in occasione dell'inaugurazione nel 2022 dell'anno in cui Sesto San Giovanni sarà città europea dello sport, l'occasione di poter essere luogo di festeggiamento d'inizio di quest'anno, di quell'anno che per noi sarà molto importante. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Chiudo la discussione. Passiamo alla dichiarazione di voto. È tutti favorevoli? No, dichiarazione di voto dobbiamo fare. Lista civica Giovani Sestesi, consigliere Vino, prego. Grazie, favorevoli. Facciamo prima. Sesto al primo posto, consigliera Floridi. Favorevole. Movimento 5 Stelle, consigliere Galante. Favorevole. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio. Grazie presidente, favorevole. Identità civica, consigliera Iosa. Grazie presidente, favorevole. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie presidente, favorevoli. Forza Italia, consigliere Cozza. Grazie presidente, favorevole. Partito Democratico, consigliera Perego. Grazie presidente, favorevoli. Amiamo Sesto, consigliere Carpani. Sì, grazie presidente, sicuramente favorevoli, anche perché partecipare a una vetrina così importante come le Olimpiadi, che è la regina delle manifestazioni internazionali, credo che per Sesto sia un onore. Favorevoli. Grazie. Prego i consiglieri di prendere posto in aula per la votazione. Passiamo alla votazione per alzata di mano. Favorevoli? Unanimità, grazie. Da remoto? Consigliera Floridi? Favorevole. Consigliera Perego? Favorevoli. All'unanimità la mozione viene accolta.
Passiamo alla mozione dell'ordine del giorno al punto 8. Mozione della consigliera comunale Roberta Perego, protocollo generale 102974 del 17/10/2019, relativa alla crisi siriana. Do la parola alla consigliera Perego. Grazie Presidente. Allora, una premessa. Visto che questa mozione è ormai datata, noi intendiamo ritirarla, però nella, appunto, utilizzo questo spazio comunque per sottolineare il fatto che ancora una volta lasciar passare così tanto tempo per la discussione delle mozioni rende a volte completamente non superata, perché purtroppo questi eventi hanno ancora una drammatica attualità, però molto datate, richiederebbero un aggiornamento della mozione. È una mozione che risale a più di un anno fa, è una mozione che, pur essendo datata, non perde, che ha dentro appunto un anno e passa, e migliaia di morti, perché da quando l'abbiamo presentata, anche questa con un'azione congiunta con altri comuni del Nord Milano per sensibilizzare sul tema, appunto gli eventi non solo sono continuati, purtroppo hanno implicato la vita di migliaia di persone. Ancora oggi la situazione non è appunto non solo non si è risolta, ma risulta una delle più calde del nostro pianeta, e credo sia importante, pur ritirandola oggi, pur non avendo l'occasione della discussione, però ricordarla in questa giornata, che è la giornata internazionale dei diritti umani, fare un attimo memoria, come appunto come pubblici funzionari, come istituzioni, delle situazioni calde e, ahimè, dolorosissime del nostro pianeta. Grazie Presidente. Grazie a lei, consigliera Perego. Do la parola all'assessore D'Amico. Prego, assessore, se si vuole accomodare qui nel centro. Buonasera. Vengo qui in questa postazione perché così siamo tutti distanziati. Come avete visto, una parte di giunta ormai non può più stare al tavolo della giunta, ma sta dall'altra parte, quindi utilizzo questa postazione del podio per prendere la parola. Allora, io volevo dire alla consigliera presentatrice, alla prima presentatrice e a tutti gli altri, che ho esaminato questa mozione e avevo alcune cose da dire, quindi anche se la ritirate, penso che possa essere utile sentire se posso dire due parole, l'opinione della... Non la ritirate o no? Allora non ho capito. La ritirate? Sì, l'abbiamo ritirata perché un anno e passa. Quindi però se posso dire due parole, credo che sia utile. Grazie. Allora, io ho letto la mozione, è vero, è stata presentata molto tempo fa, però devo dire una cosa e volevo chiarirlo questa sera in Consiglio Comunale. Noi di maggioranza non abbiamo presentato mozioni su questioni internazionali perché abbiamo sempre messo davanti le necessità della città di Sesto. Quindi io sono disponibile a trattare, se posso... Scusi, lei chiede la parola e io gliela do. Non interviene così. Non è inutile che allarga le braccia. Lei chiede la parola e io gliela do. Lei chiede la parola, io chiedo cortesemente all'assessore di fermarsi e le do la parola. Questo è il sistema, consigliere Vino. Posso finire poi? Poi dopo lei mi può buttare su Facebook, far raccontare tutto quello che vuole, però questo è il sistema. Grazie. Cioè, se normalmente allora, si lascia finire una allora persona, scusi assessore, scusi un secondo. E poi interviene un altro. Scusi assessore, scusa Claudio, scusi assessore. Non c'è parso, io avevo capito anch'io che la consigliera Perego avesse detto, nonostante sia stata presentata fuori termine
e sarebbe quasi da ritirare, io ho percepito questo, ne parliamo ugualmente. Questo è quello che è arrivato, credo che anche qualcun altro abbia sentito questo. Lei no, abbiamo chiesto, ma altri sì, in democrazia, abbiamo chiesto a chi l'ha presentata ha detto molto chiaramente che non intendeva, quindi la voleva ritirare. Io credo che in una serata come questa, dove sono stati lasciati i tempi a tutti di parlare, ci sono stati anche quasi un raddoppio di tempi, fare parlare un assessore perché vuole solo specificare o chiedere o dire qualche cosa, non ci sia niente di male. Se poi lei ritiene che c'è qualcosa di male, intanto le do la parola così mi spiega che cosa intende dire. Grazie. Allora, visto che lei si attiene sempre al regolamento, questo, quello che stiamo... No, io no. Come? No, lei, si attiene sempre al regolamento, e visto che l'assessore prima di parlare ha chiesto la ritirate oppure no, la consigliera Perego ha detto chiaramente la ritiriamo, ma l'assessore è partito male nel suo intervento, perché se l'assessore partiva dicendo semplicemente che voleva intervenire, invece lui ha esordito dicendo questi temi noi non li affrontiamo. Quindi chiedo che l'assessore non parli in merito a questo. Io dico quello che so io, cioè non quello che mi dice lei di dire, mi scusi. Io non dico niente, l'assessore, non le sto dicendo consigliera, di assolutamente nulla. Mi è chiaro, io ho semplicemente detto che secondo me è partito male. Scusi, basta così per cortesia. Le pongo una domanda. Lei è firmatario di questa mozione? Perfetto. Allora, gli ho fatta parlare, la prego cortesemente di accomodarsi e chiudiamo l'argomento lì. Consigliera Perego, mi rivolgo a lei che è la firmataria di questa mozione. Le crea un problema se l'assessore specifica nel merito un passaggio? Perché è lei la firmataria. Se lei mi dice no, io l'ho ritirata e non voglio sentire niente, l'assessore si deve adeguare. Guardi Presidente, allora grazie per dare a me questa incombenza, non sono io a dirigere l'aura, però non mi sottraggo. È una questione che lei di regolamento, lei è la prima firmataria. Se lei allora, mi dice io la ritiro, sottraggo, non niente, io no, procedo. Allora, io la ritiro, per me non è un problema se l'assessore ci tiene a fare una precisazione, una richiesta su cui però le chiedo di vigilare, perché come dimostriamo, ovviamente la risposta è mia, ma è del gruppo consigliare del partito che io rappresento, dimostriamo interesse al dialogo, cosa che invece c'è stata tante volte rinfacciata, le chiedo di vigilare però, Presidente, sui tempi di intervento dell'assessore, perché mi consenta una battuta, noi consiglieri ci troviamo contingentati i tempi di discussione e purtroppo stiamo notando in questi consigli comunali che invece gli assessori fanno degli interventi anche molto molto lunghi. Allora, nel rispetto di tutti, noi appunto non abbiamo intenzione di precludere un intervento all'assessore, però le chiedo per favore di vigilare il rispetto dei tempi e che questo sia contingentato. A questo io faccio appello appunto al suo senso e al suo ruolo. Io la ringrazio, ci tengo a precisare però che i tempi che gli assessori, mi passi il termine, si prendono, no? Sono stati un po' in proporzione. Dovendo spiegare e rispondere alle domande, è chiaro che l'assessore ha bisogno di qualche tempo in più. Però, nello specifico, anche questa sera, credo, ma è agli atti, la consigliera Chittò, che non è presente adesso in aula e mi spiace, ha parlato per circa 11 minuti, glielo posso garantire. Quindi, proprio perché c'era una situazione di discussione, ritengo anche importante, quindi ho lasciato parlare, mi passi il termine, ho lasciato perché non mi piace come termine, però ha potuto portare avanti tutto un suo discorso in merito alla delibera. Quindi io la ringrazio per questa sua precisazione, faccio mia anche le sue osservazioni, che sono sempre puntuali, precise, educate, e do la parola all'assessore D'Amico. Prego.
Grazie Presidente. Pregandolo, a questo punto mi dica quanti minuti ho, quanti minuti posso parlare. A questo punto, visto che qui c'è una, le diamo, una le diamo mitragliatrice i 5 minuti canonici alla, contro l'assessore, perché prego, se parla assessore. Un secondo in più e viene no, in parola. Scusi Presidente, cioè, io mi sono posta in maniera... Allora se questo è l'atteggiamento dell'assessore, allora chiudiamo subito, cioè è sotto gli occhi di tutti che noi abbiamo dato prova comunque di apertura e di dialogo e questa è la risposta dell'assessore. La risposta non l'ha ancora sentita, cioè se non mi fate parlare, io come posso dire se accetto un dialogo o no? Cioè non mi permettete di parlare, fatemi parlare. Prego. Per favore, ho chiesto quanti procediamo minuti ho. Procediamo alla risposta e a 5 minuti di tempo. Ok. Ai 28 concluderò di sicuro. Allora, dicevo che non abbiamo presentato e potremmo presentarne tante questioni su ambiti internazionali perché abbiamo ritenuto sempre privilegiare le tante questioni che riguardano la città di Sesto San Giovanni. Se no ne potevamo presentare tante, ad esempio la guerra in Nagorno-Karabakh, che è proprio l'ultima avvenuta, anche lì c'era molto da dire anche sull'intervento turco. Ma io vorrei dire però, tornando a questa mozione, che l'ho letta, ci sono tante cose che io proporrei di cambiare, ma io vi voglio lanciare un'apertura assolutamente e io direi, visto che il deliberato, posso dire che ho dubbi su alcune parti, alcuni passaggi, ma poi nel deliberato sono abbastanza favorevole e anche sentita tutta la maggioranza, abbiamo abbastanza condiviso, diciamo, il deliberato. Se noi vogliamo andare a portare un segnale, a dare un segnale nei confronti della popolazione curda, dopo tutto quello che hanno subito in anni e anni di persecuzioni, adesso si trovano in un'altra situazione di grave difficoltà e anche attacchi militari nel nord della Siria, se vogliamo dare un segnale a questa popolazione, siamo anche disponibili a discuterne. E a questo punto, visto che voi pensate di ritirarla, se volete possiamo trovarci, mettere giù un testo condiviso, però a quel punto non diventa più il testo presentato da un partito con un simbolo di un presentatore, diventa un testo condiviso del Consiglio Comunale. Togliamo i simboli di partito, nei nostri, nei vostri, vediamo se riusciamo a mettere giù un testo condiviso. Io credo che si possa, perché, come dico, le premesse non penso che abbiate poi grandi problemi a modificarle. Ci troviamo, ne parliamo un pomeriggio, sul deliberato magari possiamo aggiungere qualcosa, ma credo che un'apertura per arrivare a una condivisione e a fare una mozione che viene votata da tutto il Consiglio Comunale, credo che per arrivare a questo e dunque un segnale forte si possa trovare una soluzione. Però non voglio perdere il legame con Sesto San Giovanni. Quindi io ritengo che anche noi nel nostro piccolo qualcosa possiamo sempre fare. Quindi per non, e vi lancio già questo, poi dopo non voglio rubare troppo tempo e rimanere nei 5 minuti. Quindi io direi che in quel deliberato, se possiamo valutare di trovare un qualche soluzione, un valutare un'ipotesi che anche Sesto San Giovanni, tramite magari il Fondo per la Cooperazione Internazionale, il Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale, che ha la presidenza della città di Sesto San Giovanni, trovare una possibilità di aiuto per i profughi siriani, quindi non solo i curdi, ma tutti i profughi siriani, ad esempio quelli che sono in condizioni pietose in Libano, altro stato che ha grossi problemi interni e che ha difficoltà ad assistere quel milione di profughi che hanno, allora magari con anche un legame a Sesto in una valutazione, perché più non si può fare, non possiamo impegnare la giunta e l'amministrazione a fare una cosa molto difficile, ma una valutazione, impegnare la giunta a valutare la possibilità anche tramite il Fondo per la Cooperazione di dare una mano in qualche modo che potremo trovare o partecipando a dei bandi internazionali o cose simili, aiutare la popolazione
fuggita dalla situazione di guerra in Siria e magari permettergli di ritornare, adesso finita la situazione di belligeranza, alle loro città o quello che resta, credo che possa essere utile anche a dare un legame a Sesto San Giovanni, a questa mozione, perché se no noi possiamo parlare allora a quel punto del sesso degli angeli in questo consiglio comunale. Io direi di legare anche le cose a livello internazionale sempre a qualche azione che noi anche nel nostro piccolo possiamo fare. Ecco, quindi io volevo lanciare una proposta di collaborazione, era questo il mio intervento. Non era un intervento per andare a fare polemiche, ma era un intervento per lanciare una collaborazione, ovviamente partendo ognuno dalla sua posizione politica, però credo che su un deliberato di quel tipo, come abbozzato in questa mozione, si possa ragionare, ecco, togliendo però i singoli di partito, perché in effetti mettiamoli da parte, anche perché lo sapete anche voi che il PD è sempre stato più da una parte della Turchia in Europa, adesso almeno alla parte maggioritaria, ecco, quindi ma mettiamo, io volevo dire, da parte dell'assessore metto da parte io la parte politica, troviamoci, se volete facciamo una mozione senza simboli che diventa una mozione di tutti. Grazie. Grazie assessore. Grazie consigliera Perego. Presidente, mi scusi, posso rispondere brevemente alla proposta dell'assessore a nome del Partito Democratico? Allora, se i consiglieri in aula sono tutti d'accordo... No, ma è solo una battuta, cioè nel senso è solo una risposta, nel senso che allora ringrazio per appunto per l'apertura, dal momento che, cioè, mi viene da dirle proprio senza polemica, assessore, che il Partito Democratico è sempre stato dalla parte della tutela dei diritti e dei più deboli. In questo momento appunto non ci interessa il simbolo politico, ma ci interessa riuscire a lavorare su un progetto che abbia appunto una ricaduta positiva su chi vive in una situazione di grande fragilità. Per cui bene la proposta che ci ha lanciato, non ci interessa metterci la bandierina, ma ci interessa produrre qualcosa di buono, per cui direi che attendiamo l'incontro che proporrà le forze politiche per lavorare insieme su questo. Grazie a lei, grazie a lei. Passiamo alla mozione numero 9 dell'ordine del giorno. Mozione del consigliere comunale Vincenzo Di Cristo. Protocollo generato numero 116206 del 22 novembre 2019, relativa all'adozione di iniziative per il contrasto al gioco d'azzardo e alla ludopatia. Do la parola al consigliere Galante per l'illustrazione della mozione. Prego consigliere. Grazie presidente. Mozione per l'adozione di iniziative per il contrasto al gioco d'azzardo e alla ludopatia. Con il termine ludopatia e gioco d'azzardo patologico, attualmente meglio conosciuto come disturbo da gioco d'azzardo, si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o scommettere importi in denaro. Gioco d'azzardo patologico, quello che viene definito dalla OMS come malattia sociale, può svilupparsi in alcune persone come conseguenza del gioco prolungato, essendo una dipendenza comportamentale patologica. È una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo. L'OMS assimila ad altre dipendenze, considerando affetti da gioco patologico i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento e atteggiamenti compulsivi nel giocare, tale da arrecare grave deterioramento alla propria personalità, grave pregiudizio al proprio patrimonio e di conseguenza alla sfera sociale e familiare. In ogni ordine di grado legislativo, da quello europeo a quello regionale, si è data la priorità a contenere e contrastare il fenomeno della ludopatia,
anche perché è assodato come strettamente legato a fenomeni di estorsione, riciclaggio di denaro, usura e in generale ad episodi delittuosi legati a motivi economici. Anche il tasso di disoccupazione, in particolar modo giovanile, che è divenuto molto preoccupante, alimenta il fenomeno della ludopatia, che si sviluppa maggiormente in soggetti fragili. I disoccupati e i pensionati risultano essere più vulnerabili in quanto, oltre a cercarne il gioco un modo per passare il tempo libero a disposizione, vedono nel miraggio una vincita, la speranza di vivere in modo più dignitoso. La legge regionale del 21 ottobre 2013, numero 8, prevede norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico. La Regione Lombardia ha inoltre deliberato linee guida per i comuni affinché abbiano strumenti idonei a contrastare il fenomeno della ludopatia e in particolar modo ha demandato agli stessi di mettere in atto pratiche di disincentivazione e prevenzione. La Regione Lombardia ha inoltre istituito un sito web completo per ogni dettaglio sulla prevenzione e lotta al fenomeno. Rilevato che Regione Lombardia ha approvato il programma per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico del 30 gennaio 2014, in base al DGR numero 1274-2014, la Regione Lombardia ha deciso di individuare la distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili e ne ha determinato il metodo di calcolo individuando i riferimenti a luoghi sensibili in merito alla seguente suddivisione: istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido d'infanzia, luoghi di culto relativi a confessioni religiose e strutture destinate a servizi religiosi, impianti sportivi, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. In base al DGR numero 1274-2014 sono i comuni a dover applicare il metodo di calcolo più restrittivo della distanza minima prevista. Secondo l'articolo 5, i comuni possono individuare altri luoghi sensibili e inoltre possono prevedere forme premianti per gli esercizi no slot, nonché procedere con i controlli tramite la polizia locale anche utilizzando gli strumenti previsti dal titolo 5 della LR4 2003. La Regione Lombardia ha attivato sinergie con le ATS per individuare e monitorare il fenomeno delle dipendenze anche da gioco d'azzardo lecito. Considerato che il fenomeno della ludopatia è in generale il gioco d'azzardo, seppur esercitato in maniera non patologica, non ha alcun riscontro positivo in chi lo pratica, né a livello sociale né a livello economico, ed è una grave e pericolosa attrazione per i soggetti maggiormente sensibili alla possibilità di cambiare la propria difficile quotidianità mediante una vincita in denaro. Il Comune può inoltre disporre di un regolamento che disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzati in conformità a quanto previsto dal testo unico. Sono pertanto oggetto del regolamento comunale tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro. A tal fine l'Agenzia del Monopoli, con determinazione 31.516 RU del 22 febbraio del 2019 e successiva del 31 maggio 2019 ha predisposto una specifica applicazione web in grado di monitorare l'accensione e l'attività degli apparecchi VLT e in futuro degli apparecchi AVP in modo da permettere alle amministrazioni locali un controllo semplice ed efficace nel rispetto del suddetto regolamento. Considerato infine che il Comune deve mettere in atto ogni misura atta a prevenire e contrastare i fenomeni di disagio e quindi anche di disincentivare le attività commerciali che favoriscono il gioco d'azzardo. Il Comune deve monitorare le attività di gioco d'azzardo, in particolare luoghi sensibili e anche e soprattutto negli immobili che a vario titolo gestisca in maniera diretta o indiretta. Il Comune ha la necessità di dotarsi di una mappatura cittadina dei centri di gioco autorizzati, ivi compresi gli esercizi commerciali dotati di apparecchi o videopoker, slot e altri giochi che effettuano pagamenti in denaro. Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta
ad avviare il prima possibile ogni azione individuata nella normativa nazionale e regionale per il contrasto della ludopatia, a introdurre e pubblicare la mappatura dei luoghi di giochi in relazione alla distanza dei luoghi sensibili, ad avviare il previsto tavolo di lavoro con l'ATS, ad individuare strumenti di incentivazione agli esercizi che decidono di togliere slot machine, videolottery, videopoker nei propri locali, ad adottare un regolamento per il contrasto al fenomeno della ludopatia derivante dalle forme di gioco lecito previste ed autorizzate ai sensi del TULPS RD 18 giugno 1931 numero 773. A richiedere all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli accesso al monitoraggio degli apparecchi VLT attivi sul proprio territorio. Grazie. Do la parola all'assessore Pizzoccara. Prego, consigliera. Grazie, Iosa. Presidente. Allora, vorrei impostare la discussione su due fronti. Il primo fronte è che sul tema della ludopatia ci siamo già confrontati più volte. Questo è un tema che abbiamo iniziato a discutere in questo Consiglio Comunale già dallo scorso mandato, quando appunto, come suggerite voi nella vostra mozione, se ne è iniziato a parlare in Regione Lombardia e in Regione venivano date delle linee guida ben precise sulla gestione del gioco d'azzardo. Abbiamo fatto come maggioranza, leggendo la vostra mozione, un controllo anche con la polizia locale, e tra i punti che voi chiedete al Consiglio Comunale di impegnarsi e al Sindaco e alla Giunta sono tutti punti che comunque già dal 2015 si stanno portando avanti. Però le dico la verità, consigliere Galante, io mi aspettavo che lei la ritirasse questa mozione, perché con l'ultima cosa che è uscita della lotteria dello scontrino, stando a quanto voi suggerite, tutti i negozi devono chiudere. Perché se l'indicazione è quella della lotta alla ludopatia, noi dal 1 gennaio saremo tutti obbligati o fermamente consigliati a dotare i nostri registratori di cassa di una pistola per poter fare in modo che tutti i nostri clienti possano giocare alla lotteria dello scontrino. Questo vuol dire che non c'è più neanche la distanza dalle scuole, non c'è neanche più la distanza dagli oratori, non c'è la distanza da nessuna parte. Tutti noi dobbiamo chiudere le nostre attività perché il governo ci sta suggerendo di far giocare tutti i nostri clienti dietro a una finta volontà in questo modo di combattere l'evasione fiscale. Il concetto che sta dietro a questa cosa è ti obbligo a fare questo percorso, in realtà non è obbligatorio, è fortemente suggerito, ma comunque le attività che non lo fanno possono comunque ricevere segnalazione. È fortemente suggerito di fare questa cosa in modo tale che io ti obbligo a fare lo scontrino fiscale. Quindi ci sono due temi molto brutti dietro a questa decisione. La prima, il pensare che comunque tutti quelli che svolgono un'attività commerciale potenzialmente sono degli evasori fiscali. La seconda è quella di portare comunque tutta la popolazione verso la ludopatia. Noi come maggioranza ne abbiamo parlato e non ci sentiamo di votare contro la vostra mozione, perché tutto quello che è contenuto qua dentro ha un significato e ha un valore che, le ripeto, già nello scorso mandato, la scorsa amministrazione e questa amministrazione stanno continuando a portarlo avanti come ragionamento, perché riteniamo che la ludopatia sia un problema serio. Come dite voi, da parte dei giovani, da parte delle persone anziane, è un problema molte volte anche che ha un risvolto molto caricato sulle donne sole, sulle donne che non svolgono prettamente un lavoro normale, tradizionale, tutto quanto. Però mi perdoni, siamo anche un po' imbarazzati rispetto a quello che noi dovremo andare ad affrontare da gennaio in poi con la lotteria dello scontrino voluta dal governo attuale. Grazie.
Grazie a lei, consigliera Iosa. Altri interventi? Chiudo la discussione. Prego, consigliere. Grazie, presidente. Ma veramente in imbarazzo sono un po' io, in quanto, diciamo, paragonare la lotteria degli scontrini con il gioco d'azzardo è veramente una cosa imbarazzante a sentirla proprio. Cioè, mentre la lotteria dello scontrino serve proprio all'utente finale, quindi al cittadino, proprio per richiedere lo scontrino, proprio eliminare l'evasione fiscale, il gioco d'azzardo è tutt'altra un'altra cosa. Vale dire di più, c'è anche un altro, diciamo, incentivo del governo in atto, che se spendi fino a 1000 euro ti riconoscono il 10%. Ce ne sono di incentivi per incentivare ad acquistare, non a fare il gioco d'azzardo. Attenzione, sono due cose diverse. La lotteria dello scontrino è una cosa, che poi paragoniamo, è ovvio che il premio non si può dare a tutti i cittadini che fanno lo scontrino. Ci sarà una lotteria, ma l'incentivo è proprio per fare e richiedere lo scontrino. Il commerciante deve fare lo scontrino, ed è obbligato a fare lo scontrino, è normale che sia così. Non capisco il paragone. Cioè, tra la lotteria degli scontrini e una... Ma cioè, non sta né in cielo né in terra sta cosa, assurdo. Grazie, presidente. Grazie a lei, consigliere Vincelli. Grazie, presidente. Ma io diciamo che la cosa è molto delicata, delicatissima, per cui secondo me sarebbe opportuno, magari se il consigliere Galante con il Movimento 5 Stelle possa chiaramente ritirare questa mozione, per poter magari insieme trovare una così, un punto d'incontro. Poi personalmente io non posso votare contro, non posso votare a favore, perché comunque ha delle lacune, effettivamente, e queste lacune sono comunque nella nostra legge, quindi noi stiamo facendo riferimento al 1931, per cui personalmente poi mi asterrò. Però se c'è questa possibilità di ritirarlo, sarebbe opportuno e anche, secondo me, un gesto molto, molto forte, molto importante, perché si vuole arrivare tutti insieme a una conclusione, effettivamente, di portare chiaramente, quindi, nei confronti anche del governo appunto nazionale, perché alla fine noi poi questo non è che possiamo chiaramente dal punto di vista legiferare, il nostro chiaramente comune non legifera e applica, quindi da parte poi della polizia locale, di tutte le forze dell'ordine, diciamo che c'è comunque c'è una regola. E quindi questo già da un punto di vista mi sembra che si possa chiaramente essere più tranquilli e sereni. Quindi poi dopo mi rimetto effettivamente a lei, consigliere Galante. Grazie. Ci sono altri interventi? Io, presidente. Consigliera Perego, prego. Grazie, aspetti che mi metto le cuffie. Allora, no, solo una battuta. Diciamo che se questa doveva essere l'occasione per fare polemica con le scelte del governo, che possono essere più o meno condivisibili, io credo che insomma l'appiglio che si è voluto utilizzare sia stato un appiglio insomma non particolarmente saldo, perché arrivare a dire che un incentivo, uno strumento che ha la funzione di incentivo in qualche modo favorisca la ludopatia, quando stiamo parlando di una, appunto, di una vera e propria dipendenza che ha altre caratteristiche, non quella appunto di legata allo scontrino che ci si fa dare negli esercizi commerciali, insomma, significa davvero voler strumentalizzare. Tra l'altro, mi corre l'obbligo di dire che nessuno all'opposizione al governo ha utilizzato questo come strumento, che io sappia. Ne sono stati utilizzati 1000 altri, più o meno condivisibili, ma
anche fake news rispetto allo spionaggio dei dati sulla privacy, ma non certo che la lotteria dello scontrino, poi può piacere o non piacere questo termine, a me personalmente il termine lotteria non piace, ma quello non è stato utilizzato nemmeno da Salvini e dalla Meloni, e dico tutto. Detto questo, poi ci sono dei dati comunque che sono alla base di quella scelta del governo, cioè la stima fatta dagli operatori del settore che il sommerso calerà di 0,7 miliardi l'anno. Potrebbero essere di più, ok, potrebbe non essere una cifra così magari eclatante, ma stiamo parlando di un sommerso che può calare di 0,7 miliardi l'anno. Sono stime fatte dagli esperti, appunto, e questo ci dice che in realtà può rappresentare una goccia nel mare, appunto, delle azioni che si possono fare per contrastare l'evasione fiscale. Perché comunque io rifiuto insomma quel luogo comune per cui i commercianti piuttosto che i liberi professionisti sono tutti evasori fiscali. Credo che sia che le categorizzazioni non facciano mai bene, siano profondamente ingiuste. Resta un dato di fatto che come paese dobbiamo ancora fare dei passi avanti notevoli per quanto riguarda appunto la tracciabilità dei pagamenti. Resta un dato di fatto che in molti esercizi commerciali, non necessariamente, non per volontà di frode, ci mancherebbe altro, o di evasione, manca ancora il POS. Ci sono esercizi commerciali che ancora non hanno il POS. Allora, se tutti questi, anche una mal chiamata lotteria dello scontrino, può servire per condurci su una strada che peraltro hanno intrapreso anche altri paesi, perché si parla di Taiwan, il Portogallo, cioè non è l'Italia che ha inventato questo meccanismo, bene, allora forse essere un po' critici e utilizzare invece una mozione che aveva tutt'altro scopo e che andava invece in piena continuità con le linee di indirizzo politiche di questa amministrazione da anni, contenute anche da sempre nel piano di zona, ma insomma, diciamo, facciamoci un esamino di coscienza, perché un conto è quella delibera con una profonda, una precisa ratio politica che dovrebbe essere trasversale a tutti, un conto è voler far polemica a tutti i costi con il governo. Grazie consigliera Perego. Ha chiesto la parola il consigliere Vino, prego. Grazie Presidente, solo una battuta per dire che trovo uno scivolone accomunare questa mozione appunto a quella che sarà la lotteria, ma allo stesso tempo trovo ingiusto proprio in questo momento parlare di evasione fiscale, visto la difficoltà e la sofferenza che tutte le attività, non solo a Sesto San Giovanni, ma in tutto il Paese, stanno vivendo. Per cui chiederei cortesemente a tutti i colleghi che non hanno ancora parlato, di altre forze politiche, di evitare di accomunare questa mozione, ma di lasciarla fine a se stessa, perché stiamo parlando appunto di una malattia, cioè la ludopatia. Quindi entriamo nel merito della ludopatia, ma evitiamo di parlare oggi, in questo momento, di evasione fiscale o di altro, visto, ripeto, la sofferenza che stanno vivendo i colleghi commercianti, e lo sottolineo colleghi perché sono un commerciante, visto le battute quotidiane che mi trovo ad affrontare quando vado a trovarne qualcuno nei vari negozi. Per cui chiedo cortesemente di lasciare da parte il tema del commercio di vicinato in questo momento, ma di limitarci a parlare della mozione e della ludopatia e di quello che è appunto una malattia che rappresenta. Grazie. Ci sono altri interventi? Chiudo la discussione. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Lista civica giovani sestesi, consigliere Vino.
Grazie Presidente, il voto della lista civica dei giovani sestesi in merito a questa mozione sarà favorevole. Sesto e primo posto, consigliera Floridi. Grazie Presidente, favorevole. Movimento 5 Stelle, consigliere Galante. Grazie Presidente, favorevoli. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio. Grazie Presidente, favorevole. Identità civica, consigliera Iosa. Grazie Presidente, solo due parole. Il paragone che abbiamo fatto è dato dal fatto che nel considerato che della mozione si legge: il fenomeno della ludopatia, in generale il gioco d'azzardo, seppur esercitato in maniera non patologica, non ha alcun riscontro positivo. Quindi io onestamente di attaccare il governo non ne ho proprio nessuna voglia e poco mi interessa. So che questo scherzetto ad ogni attività commerciale costerà 300 euro di adeguamento dei registratori di cassa in un momento in cui di soldi non ne abbiamo. Se poi la lotteria della scontrino non è un gioco d'azzardo e tutto il resto lo è, va benissimo, ne prendo assolutamente atto dalle considerazioni del Movimento 5 Stelle e dalle considerazioni del Partito Democratico, per me non c'è nessuna differenza e mi trovo veramente per me e per la mia categoria oltraggiata dal pensiero che c'è dietro a questa cosa qui. Che per metterci tutti a regola c'è bisogno di usare la lotteria dello scontrino perché siamo tutti degli evasori. E ora di finirla con questa litania. Che poi le attività commerciali ancora oggi non abbiano il POS, mi piacerebbe sapere quali sono, perché il POS ce l'hanno anche nei bar, ce li hanno gli avvocati, ce li hanno i commercialisti, probabilmente ce l'avrà anche il consigliere Vino che svolge tutto un altro tipo di lavoro, ce l'hanno i tassisti, bravissimo, quindi mi piacerebbe sapere a chi non è data la possibilità di pagare con la moneta elettronica. Spero per chi ha fatto questa scelta che possano portare a galla tutto il sommerso, non mi sembra di aver fatto che né io né la maggioranza abbia fatto un'analogia sbagliata prendendo in considerazione questo tema. Se così è, mi dispiace, ma questo è il nostro pensiero. Il nostro voto comunque, considerando l'importanza della proposta, è favorevole. Lega Nord. Consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente, favorevoli. Forza Italia, consigliera Rosa Vittoria. Grazie Presidente, favorevole. Partito Democratico, consigliera Perego. Grazie Presidente, favorevoli. Amiamo Sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Passiamo ora alla votazione della mozione al punto numero 9. Favorevoli? Con voti unanimi la mozione viene approvata. Votazione da remoto. Consigliera Floridi? Favorevole, grazie. Consigliera Perego? Favorevoli, grazie. Riconfermo all'unanimità la mozione è approvata. Passiamo alla mozione al punto 10. Mozione del consigliere comunale Paolo Vino, protocollo generato numero 118174 del 29/11/2019, relativa alla richiesta di intitolazione della sala affreschi di Villa Visconti d'Aragona all'onorevole Giovanni Bianchi. Do la parola al consigliere Vino, prego. Grazie Presidente. Beh, devo dire che sono anche un pochino emozionato finalmente nel discutere quella che potrebbe essere una delle tante riconoscenze all'onorevole Giovanni Bianchi per quello che ha rappresentato in tutto il territorio e per la nostra città. Possiamo dire che lui, insieme ad altri come Monsignor Olgiati, piuttosto che l'allora consigliere Molteni, sono stati i padri della sestesità. Quindi è veramente un'emozione per me poter discutere questa sera di questa proposta che stiamo per fare, senza stravolgere chiaramente quello che è il nome della sala, ma semplicemente aggiungendogli il nome a sala affreschi in sala affreschi Giovanni Bianchi. Non,
non avrebbe bisogno di alcuna presentazione l'onorevole Giovanni Bianchi, ripeto, per quello che è stato, per quello che ha rappresentato, chiamiamolo un segreto il fatto che noi come lista civica dei giovani sestesi abbiamo iniziato una raccolta firme per intitolare una via, e a questa raccolta firme ha fatto piacere vedere che lo stesso sindaco Roberto Di Stefano è venuto al gazebo a sottoscrivere la possibilità di poter intitolare una via all'onorevole Giovanni Bianchi, ma allo stesso tempo pensiamo che l'iter, essendo un pochino più lungo, questo sarebbe sicuramente un primo passo per riconoscere a chi, ripeto, è stato padre della sestesità e ha dato tanto alla nostra città, si è prodigato molto per i giovani della nostra città, della cultura della nostra città, e quindi mi piacerebbe davvero che quest'aula questa sera fosse unita nel dare questa possibilità ad intitolare la sala affreschi all'onorevole Giovanni Bianchi. La mozione sicuramente l'avrete letta tutti e non voglio fare l'elenco di tutto ciò che è stato il percorso politico, personale dell'onorevole Giovanni Bianchi, ma ripeto, è talmente ricco il suo percorso di vita che sarebbe quasi riduttivo leggere queste poche righe di questa mozione. Mi limito a pensare che questa sera quest'Aula possa all'unanimità dare questa possibilità di intitolazione all'onorevole Giovanni Bianchi della Sala Affreschi. Grazie. Grazie a lei, consigliere Vino. Do la parola all'assessore Magro. Sì, grazie Presidente. L'orientamento dell'amministrazione è favorevole e poi non so se ci sia il limite dei 10 anni dalla data della morte, quindi per questo aspetto rimando al parere tecnico del segretario. Grazie. L'adozione sarà con un atto di giunta che prima di dare esecutività deve ottenere il parere della prefettura. Bisogna ben argomentare quali siano i meriti, i motivi della deroga. Apro la discussione. È un suo diritto, consigliere Vino. Lei ha semplicemente presentato una mozione e utilizza i suoi 5 minuti. Prego. Presentato il consigliere Vincelli. Scusa Vincelli, ma purtroppo... Non c'è problema. Grazie Presidente. Beh, non posso... Mi trova pienamente d'accordo. Da democristiano non ho mai smesso effettivamente di esserlo dal 1990 ad oggi. Unica tessera che il sottoscritto ha portato chiaramente avanti, direi anche fino ad oggi. Quindi Bianchi è un esempio, a parte di presidente dell'ACLI. Io ero molto piccolo, ma mio padre mi portava effettivamente spesso chiaramente da Bianchi e anche effettivamente alcuni senatore Colombo, Vittorino Colombo, che tutti hanno appunto conosciuto, grande amico effettivamente di Giovanni Bianchi. Quindi grazie. E meno male che, cioè, nel senso che tutto sommato mi trovo anche qui come consigliere comunale a dare chiaramente la mia approvazione, quindi doppiamente grazie. Consigliere Vino. Grazie Presidente. Beh, chi non ha avuto, almeno per chi ha comunque ha avuto un percorso che si è avvicinato alla politica, sicuramente si sarà imbattuto in Giovanni Bianchi, perché lui ti affascinava con la sua dialettica, con la sua cultura, con la sua conoscenza, per cui io conoscevo personalmente Giovanni, mi piace chiamarlo così in questo momento visto che sto facendo un intervento, e devo dire anche quando si è assunto la responsabilità senza essere retribuito di portare avanti il percorso difficile delle farmacie comunali,
ho apprezzato, perché lui era sicuramente, nonostante noi fossimo in opposizione, era sicuramente una figura garante di quello che stava avvenendo in quel momento. Per cui l'onorevole Giovanni Bianchi, e per me Giovanni, che ha partecipato a tantissime delle nostre iniziative come relatore, è stata una persona che veramente ha dato tanto e merita sicuramente la giusta riconoscenza. Mi scusi segretario, l'intitolazione di sala affreschi non è più o meno analoga al fatto dell'intitolazione della sala delle associazioni a Loris Fantini? Ma mi viene in mente così, ma è un esempio, non è una cosa... Neanche Loris Fantini ha raggiunto i 10 anni, pensavo che fosse un iter completamente diverso come un giardino, piuttosto che... questa è una domanda invece, ecco, grazie. Consigliere, ha chiesto la parola, consigliere Leo, ero preoccupato, le dico la verità, ho detto stasera non abbiamo avuto il nostro dibattito solito. È una serata... Do la parola a lei, prego. Grazie Presidente, direi che tutto sommato la serata è andata via abbastanza tranquilla. E personalmente volevo partecipare a questa discussione perché comunque... io sono stato molto legato a Giovanni Bianchi, molto è stato detto fino adesso da tutti i colleghi, anch'io arrivo dalla tradizione cristiana, la Democrazia Cristiana, e devo dire che vabbè, Giovanni Bianchi lo conosciamo quasi tutti qua dentro, ringrazio anche Paolo Vino per la mozione che praticamente ha fatto l'excursus un po', diciamo, della storia politica di Giovanni Bianchi e della sua Sesto, della nostra Sesto. Cos'altro aggiungere? Aggiungo, diciamo, un sentimento personale. Nel descrivere Giovanni, persona di grande cultura, lo sappiamo tutti, persona di grandi doti oratorie, ma soprattutto una dote non comune, quella di saper ascoltare. Ecco, io l'ho apprezzato molto per questo, perché avendolo conosciuto e quindi di avere, aveva sempre una risposta e una parola per tutti, una buona parola a chi si rivolgeva a lui. Quindi lo dico anche con un po' di commozione, perché comunque la sua perdita è stata sofferta, oltre che dalla sua splendida famiglia, che purtroppo era già stata colpita da un'altra grossa perdita, dagli amici, dai conoscenti, da tutta la cittadinanza. E come ha detto adesso un attimo fa il collega Paolo Vino, ha coniato quella sestesità, no? Ha coniato questa cosa che ci ha fatto un po' sentire tutti parte di questa comunità. E quindi nient'altro, aggiungo solo un piccolo aneddoto personale. Quando ho iniziato il mio percorso istituzionale in consiglio comunale, è stata una sorpresa per me, perché non mi aspettavo di essere eletto. In quel periodo io ero un consigliere di quartiere, nella serata in cui ci fu lo spoglio, e io sono stato eletto in quella serata, come ero responsabile della Margherita, sono un po' emozionato e sbaglio anche a dire le parole, ero rappresentante, eravamo in due consiglieri, io e lui. Lui mi vide spaesato in quest'aula, capì il mio momento di difficoltà, perché non me l'aspettavo, un po' quello che è successo anche all'amico consigliere Carpani poco tempo fa. Anche di pensare di non essere all'altezza del ruolo. In effetti all'inizio è stato anche un po' difficile imparare un po' a stare all'interno di quest'aula, imparare i meccanismi, le dinamiche e tutto. Beh, lui mi prese sotto braccio e mi disse: Umberto, non ti preoccupare, stai vicino a me. E questa cosa non me la posso dimenticare. Quindi posso affermare che per me personalmente è stato anche il padre politico, perché comunque i primi passi fatti, diciamo, a un certo livello li ho fatti di fianco a Giovanni Bianchi e agli amici che c'erano intorno. Quindi sono d'accordissimo, direi che questa mozione
una richiesta giusta di dare questo riconoscimento a questo nostro, al di là della parte politica, però l'illustre personaggio di Sesto che ha dato lustro a Sesto, quindi mi sembra doveroso e su questo posso, non ho dubbi che saremo sicuramente tutti compatti in quest'aula consigliare. Ecco, vi ringrazio, vi scuso per l'emozione, ma è sincera. Grazie. Bene, non ci sono altri interventi. Da quello che traspare saremo tutti favorevoli, credo, quindi salterei la dichiarazione di voto, se siete d'accordo, e passerei direttamente alla votazione. C'è qualcuno che è contrario? Allora passiamo alla votazione. Grazie. Favorevoli? Con voti unanimi la mozione è approvata. Chiediamo il voto da remoto. Consigliera Floridi? Certamente favorevole. Consigliera Perego? Assolutamente favorevole, grazie Presidente. Sempre con voti unanimi, quindi ribadisco, viene approvata. Grazie. Grazie a tutti. Passiamo alla mozione 11. Mozione della consigliera Roberta Perego, protocollo generato numero 119141 del 3/12/2019 ad oggetto comune di Sesto San Giovanni Plastic Free. Do la parola alla consigliera Perego. Grazie Presidente. Allora, premesso che appunto essendo passato un anno e non avendo più avuto molte occasioni di anche frequentare insomma il comune come luogo fisico, se non in occasione di alcuni consigli comunali, potrebbe anche essere che alcuni aspetti della mozione debbano essere aggiornati, però credo che il deliberato e quindi la ratio politica possa essere anche in questo caso trasversalmente riconosciuta, perché si lega appunto a un'attenzione di cui abbiamo parlato già questa sera in diverse occasioni, a partire dalla prima mozione, quella sui rifiuti zero. Sostanzialmente da che cosa siamo partiti? Siamo partiti dalla necessità che le istituzioni tutte debbano essere apripista per quanto concerne comportamenti virtuosi. Siamo partiti, ci siamo collegati alla campagna Plastic Free Challenge, che era stata appunto già nell'anno scorso proposta dal Ministero dell'Ambiente per coinvolgere persone, società e istituzioni con uno scopo chiaro, che era quello appunto di eliminare in particolare la plastica usa e getta, chiedendo il supporto delle amministrazioni comunali in questa campagna. Bene, noi che cosa abbiamo proposto con questa mozione? Abbiamo chiesto di aderire a questa campagna promossa dal Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio del mare. Abbiamo chiediamo di promuovere campagne di informazione coinvolgendo ovviamente tutti i soggetti attivi sul territorio, quindi dalle scuole fino ad arrivare alle associazioni, e introdurre dove non lo è ancora stato fatto, dove sia possibile l'utilizzo di materiale biodegradabile e quindi o compostabile, per cui non di plastica usa e getta, e anzi istituire là dove è possibile il divieto di plastica usa e getta, e poi promuovere l'uso di distributori dell'acqua pubblica, ovviamente, ma questo è già stato fatto ad esempio in consiglio comunale. È ovvio che siamo in una situazione comunque particolare, e quindi sicuramente nelle proposte di campagna di sensibilizzazione che si faranno bisognerà tenere conto della situazione pandemica attuale, però crediamo che affermare in quest'aula oggi la volontà politica di andare in questa direzione sia comunque importante. Grazie, do la parola all'assessore Magro. Prego, assessore. Grazie Presidente. L'orientamento dell'amministrazione è contrario, in quanto già a febbraio 2020 abbiamo aderito sia a Plastic Free
che a Plastic Management, che è un'altra, diciamo un documento di buone prassi sempre relativo al recupero e al corretto smaltimento e utilizzo della plastica da parte della Commissione Ambiente di Regione Lombardia. Lo abbiamo fatto con un'informativa di giunta dei primi di febbraio 2020, che è stata frutto di lavoro nei mesi precedenti, quindi ci stavamo già lavorando prima della data di presentazione della mozione. È un tema che ci sta a cuore, quindi appunto l'abbiamo portato avanti autonomamente come amministrazione e continueremo su questa strada anche con l'appalto pluriennale di Genurbana, che avrà come dire margini di manovra più ampi per quanto riguarda sia le buone prassi che tutta la parte di educazione e informazione alla popolazione. Anche il recente convenzionamento con Coripet, che è un consorzio di nuova generazione, cioè uno degli ultimi consorzi nati, ci consentirà di portare sul territorio alcune attività che contribuiranno ad avere una gestione diciamo più efficiente della plastica, per evitare che diventi un rifiuto fine a se stesso e quindi costituisca un problema, ma per far sì che invece possa essere adeguatamente recuperato e riciclato, in quanto il PET è una delle plastiche più performanti e quindi anche il suo riciclo e riutilizzo è di gran lunga superiore rispetto alle altre tipologie. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Apro la discussione. Scusi, Presidente, intanto utilizzo il mio tempo a disposizione solo perché non mi è molto chiaro questo passaggio dell'assessore, cioè l'amministrazione, la maggioranza si dice contraria perché è già stato fatto, nel senso che se è già stato fatto non capisco perché essere contraria a quanto proposto, semmai è un di più superato dagli eventi, ma di certo il voto contrario è un po' incoerente con quanto detto. Grazie consigliera Perego. Sì. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, chiudo la discussione. Passiamo alla dichiarazione di voto. Lista civica Giovani Sestesi. Consigliere Paolo Vino, prego. Grazie Presidente, il voto sarà favorevole. Sesto al primo posto, consigliera Floridi. Grazie Presidente, favorevole anche io. Movimento 5 Stelle, consigliere Galante. Grazie Presidente, favorevole. Lista di Stefano Sindaco, consigliere. Grazie Presidente, contrario. Identità civica, consigliera Iosa. Grazie Presidente, contrari. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente, contrari. Forza Italia, consigliera Rosa Vittoria. Grazie Presidente, contraria. Partito Democratico, consigliera Perego. Grazie Presidente, prendo atto che nessuno si è degnato o è stato in grado di darci una spiegazione rispetto a abbiamo già fatto però votiamo contro. Prendo atto che non c'è stata la volontà o la capacità di farlo. Favorevoli. Amiamo Sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente, il nostro voto è contrario. Passiamo alla votazione della mozione. Favorevoli? 4 favorevoli in presenza. Contrari? 15 contrari in presenza. Astenuti? 0. 0. Passiamo alla votazione in remoto. Consigliera Floridi? Favorevole, grazie. Consigliera Perego? Favorevoli, grazie. Con 15 voti, con 6 voti favorevoli, 15 contrari, la mozione è respinta. Grazie.
Grazie a voi. Prima di salutare tutti, vorrei porgere i miei saluti al segretario generale che stasera sarà l'ultima sera che è qui con noi. Lo ringraziamo, penso che un ringraziamento vada da parte di tutti per il suo apporto e supporto. Vabbè, è stato un piacere, caro Mario, averti qui. Per me è stato una scuola, ho imparato veramente tanto da te. E come, lasciatemi dire solo una cosa, io ricordo quando ho fatto il militare che avevo un generale che lo odiavamo tutti, poi quando se n'è andato l'abbiamo rimpianto. Quindi, caro Mario, io ti rinnovo il mio saluto, il mio ringraziamento e ti do un altro applauso di vero cuore. Grazie, Mario. Sono le 23:18, chiudo il Consiglio Comunale e ringrazio tutti i presenti. Grazie mille. Ringrazio la consigliera Perego, questa volta non mi dimentico. Ringrazio la consigliera Floridi da remoto. Buonasera a tutti. Arrivederci. Arrivederci.